Diamo avvio alla seduta del Consiglio Comunale di oggi, 24 maggio 2012, con la prima sessione che vede all'ordine del giorno due interpellanze. La prima interpellanza del consigliere Di Placido sullo stato di avanzamento del progetto Cesena Wi-Fi. Risponde a questa interpellanza il vice sindaco Battistini. La parola al consigliere Di Placido, prego. Presidente, grazie. Noi abbiamo inteso presentare questa interpellanza per chiedere conto all'amministrazione dello stato di avanzamento del progetto Cesena Wi-Fi, appunto come recita il titolo dell'interpellanza, che era stata inaugurata in pompa magna circa un anno fa, poco più di un anno fa. Tra le linee di questo progetto c'era che si sarebbero dovute coprire una serie di aree sensibili e importanti della città entro ottobre 2011, obiettivo che... È caduta la bandiera europea. No, no, basta che non sia colpa mia, per il resto... Ogni tanto... Per la legge dei grandi numeri non può sempre essere colpa mia. Questa è una metafora dei problemi europei. grazie. Dicevo, Presidente, per quello che riguarda questo progetto, la copertura di tutte le aree che erano state previste inizialmente doveva essere realizzata interamente entro ottobre 2011, obiettivo che a vedere dal sito ci sembra ancora non completamente raggiunto. Servizio che tra l'altro aveva registrato una notevole mole di iscritti nei primi giorni della sua attivazione. Per questi motivi noi chiediamo all'amministrazione di conoscere quando sia previsto il completamento delle aree con copertura e perché si sia ritardato rispetto alle previsioni che datavano ottobre 2011. Quale sia stata, queste sono domande un po' tecniche, ma che sicuramente chi gestisce il servizio avrà a disposizione, quale sia la dinamica mensile della registrazione nel corso dei mesi, il tasso di utilizzo mensile per utente, la frequenza di accesso, il tempo di permanenza, la banda occupata globalmente, suddivisa per carico scarico, i principali accessi a servizi e applicazioni. Se sia prevista un'implementazione dei servizi e quindi se ci siano anche altri partner privati con i quali si sia intavolato un confronto riguardo a questa possibilità di implementazione, e quale sia il giudizio che l'amministrazione dia di altri progetti come quello per esempio del progetto Galileo di Cervia e se sono state ipotizzate delle sinergie con progetti di questo tipo. Grazie. Grazie consigliere Di Placido, la parola al vice sindaco Battistini. Grazie Presidente, grazie Capogruppo Di Placido. La risposta seguirà l'ordine delle domande, quindi in merito alla prima domanda, il progetto Cesena Wi-Fi, avviata il 26 marzo 2010, è oggi in fase avanzata di completamento. La realizzazione dell'infrastruttura, l'aggiunta di servizi inizialmente non considerati, in quanto gli elementi sono emersi nei mesi successivi al lancio del progetto, e la gestione di una mole di registrazioni inizialmente non prevista hanno comportato un ritardo di alcuni mesi rispetto alle scadenze ipotizzate, ma certamente rendono oggi il servizio più robusto, versatile e integrato con una molteplicità di sistemi. Le aziende Cesena Net e Vituma, entrambe SRL, hanno costantemente lavorato alla messa a punto del sistema a stretto contatto con il personale dell'amministrazione comunale e senza sospendere i lavori se non nel febbraio del 2012. Delle 19 aree previste sono attualmente 17 quelle attive. Piazza del Popolo, Piazza Almerici, Giardino Pubblico, Ex Macello, Piscina Comunale, Carisport, Parco per Fabio, Villa Silvia, Giardini Savelli, Mediateca Chiostro delle Palme, Piazza Giovanni Paolo II, Piazza della Libertà, Giardini Serravalle, Rocca Malatestiana, Zona Stazione Scuole
Parco Ippodromo Chiostro di San Francesco. Le attivazioni sono state corredate periodicamente dall'installazione dell'apposita segnaletica in loco, nonché dall'aggiornamento delle informazioni sul captive portal del servizio, raggiungibile anche all'indirizzo www.cesenawifi.it. Sono in corso interventi tecnici mirati all'attivazione delle restanti due aree, Parco Esuchierificio e il giardino La Buca in zona Vigne, la cui attivazione è prevista entro i primi giorni del mese di giugno. I servizi aggiuntivi implementati in corso d'opera sono il rafforzamento dell'integrazione con il sistema di collegamento Wi-Fi dell'Università di Bologna, l'ingresso nel progetto di Federazione Nazionale delle Reti Wi-Fi Free Italia Wi-Fi, l'integrazione con il sistema messo recentemente a disposizione da Lepida S.p.A., l'integrazione con il sistema di autenticazione regionale Federa, la realizzazione di una nuova versione del portale di accesso alla rete. In un punto successivo, ci sarà un'analisi più completa su questo. In merito al secondo quesito, cioè sulla dinamica delle registrazioni, l'utilizzo, la frequenza, gli utenti complessivamente registrati al servizio sono ad oggi 11.120. Le registrazioni si sono susseguite dalle, e qui le dico le prime e le ultime, poi le consegno il testo con tutti i dati mensili, in modo che non sto a leggere ogni singolo dato mensile, dai 2070 del marzo 2011 fino ai 401 del dicembre 401 e al 532 del maggio 2012. Le sessioni di connessione aperte dall'attivazione del servizio sono complessivamente 321.745, suddivise mensilmente, e anche dalla suddivisione mensile che le consegnerò, lei potrà vedere i flussi mensili delle connessioni. In particolare la prima del marzo 2011, 8.520, l'ultima di maggio 2012 ad oggi 9.158. Il tasso di utilizzo per singolo utente non è un'informazione disponibile, poiché i log di navigazione vengono conservati unicamente per adempimenti necessari a eventuali problematiche di carattere legale, come può essere l'uso criminoso della connessione, ma non sono elaborati ulteriormente dal sistema. Relativamente all'uso di banda internet si registrano picchi intorno ai 40 megabit per secondo simmetrici, con una media di utilizzo giornaliero di circa 20 megabit per secondo simmetrici. Nell'arco della giornata si registrano in media picchi di utilizzo nelle ore centrali della mattinata e tra le 18 e le 22. L'utilizzo del servizio nell'arco della settimana è pressoché costante. A testimonianza dei dati elencati vengono riportati alcuni grafici che anch'essi le consegno al termine della risposta. Sulla terza domanda, sull'implementazione dei servizi e il coinvolgimento di partner privati, come in parte già anticipato nella risposta al primo quesito, sono numerosi servizi non considerati in precedenza ma già attivi o in fase di completamento. Già da diversi mesi in tutte le aree raggiunte da Cesena Wi-Fi è presente anche il Service Set Identifier Alma Wi-Fi, che identifica la rete Wi-Fi dell'Università di Bologna. Inizialmente il servizio prevedeva la possibilità per studenti e personale universitario di utilizzare le credenziali di Ateneo per l'accesso alla rete Cesena Wi-Fi. Ad oggi ciò è ancora possibile, ma la propagazione del segnale di rete di Ateneo consente agli studenti e al personale accademico di accedere di fatto alla rete dell'Ateneo stesso. Ciò comporta due principali vantaggi. Da un lato, se la connessione ad Alma Wi-Fi
è già configurata sul dispositivo, il segnale viene intercettato automaticamente e la connessione avviene in modo trasparente all'utente. E dall'altro, connettendosi direttamente alla rete di Ateneo, ogni utente ha la possibilità di fruire di tutti i servizi intranet dedicati, come se fosse di fatto all'interno di una delle sedi universitarie della città. Questo servizio è stato realizzato grazie all'integrazione dei sistemi Radius di Cesena Wi-Fi e di Alma Wi-Fi, a stretto contatto con il personale tecnico dell'Università di Bologna. 2. È in fase di completamento l'integrazione con la rete federata nazionale Free Italia Wi-Fi. Il progetto, promosso dalla provincia di Roma, Regione Sardegna e Comune di Venezia, e reso operativo nel 2011, propone la federazione delle reti Wi-Fi di enti pubblici, al fine di rendere possibile, attraverso credenziali uniche, l'utilizzo dei servizi Wi-Fi gratuiti di numerose località italiane. Attualmente gli hotspot complessivamente federati sono 1518 su 26 reti diverse, 26 enti pubblici più un numero più alto di località italiane interconnesse, per un totale di 267.521 utenti complessivi. Il progetto è stato valutato dall'amministrazione comunale come il più autorevole e strutturato a livello nazionale. L'attivazione del servizio di federazione, che ha richiesto un importante intervento di revisione degli apparati di gestione della rete da parte delle aziende che realizzano il servizio, sarà completato entro giugno 2012. Verrà attivato entro giugno anche il collegamento di Cesena Wi-Fi alla rete Lepida. Recentemente, infatti, Lepida S.p.A. ha ottenuto il riconoscimento di operatore pubblico al fine di poter mettere a disposizione la propria banda internet già presente all'interno delle amministrazioni comunali del territorio emiliano-romagnolo per i servizi di connessione Wi-Fi e connessione Wi-Fi gratuita. Anche in questo caso l'intervento richiesto sulle infrastrutture di Cesena Wi-Fi è risultato significativo, ma è stato comunque portato avanti, poiché la possibilità di sfruttare nuove grandi quantità di banda internet è stato ritenuto un elemento di forte interesse per lo sviluppo del progetto. È in fase di studio, 4, l'integrazione con le credenziali Federa, che consentirà nei prossimi mesi un ulteriore ampliamento delle possibilità di accesso alla rete. 5. È attualmente in fase di test e verrà a breve reso disponibile alla cittadinanza il nuovo captive portal della rete Cesena Wi-Fi. Il sistema è stato completamente ridisegnato, con particolare riguardo alla visualizzazione da dispositivi mobili. Relativamente al coinvolgimento degli operatori privati, è intenzione dell'amministrazione comunale richiedere alle aziende attualmente fornitrici del servizio l'attivazione di un sistema di autenticazione aperto ad eventuali altri operatori, in particolare l'attivazione di un servizio dedicato alle attività commerciali e ai pubblici esercizi della città, in particolare mediante un apposito apparato collegato a una rete privata all'interno del territorio comunale. Sarà possibile diffondere il segnale di rete di Cesena Wi-Fi all'interno o all'esterno di essa. Anche in merito a quest'ultimo aspetto saremo in grado di fornire ulteriori aggiornamenti nel corso delle prossime settimane. Infine, la domanda sulla soluzione adottata a Cervia col progetto Galileo. L'amministrazione comunale di Cesena crede fortemente nella necessità di diffusione della connessione Wi-Fi gratuita e per questo esprime il proprio apprezzamento per tutti i progetti orientati in questa direzione. Nello stesso ambito rientra il progetto Galileo del Comune di Cervia. Allo stato attuale non sono state pianificate operazioni sinergiche, ma resta ovviamente aperta la possibilità di collaborazione, che potrebbe partire proprio dall'ingresso del progetto Galileo nell'ambito della federazione Free Italia Wi-Fi illustrata precedentemente. Per concludere, teniamo a ricordare che l'intero progetto Cesena Wi-Fi non ha comportato alcun costo realizzativo infrastrutturale per l'amministrazione comunale. Gli unici costi sostenuti sono quelli relativi all'invio degli SMS di registrazione
e all'alimentazione degli apparati di rete e alle spese per il materiale informativo. Nell'ottica di un miglioramento continuo del servizio, l'amministrazione è disponibile a confrontarsi con la cittadinanza in merito a innovazioni o ampliamenti del progetto e per questo, come sempre, invitiamo tutti a inviarci suggerimenti o segnalazioni. Ci sono allegati le tabelle con tutti i dati mensili e i grafici e gliele consegno. Grazie, anche se sono stato un po' lungo. Grazie all'assessore, al vice sindaco Battistini. La parola al consigliere Di Placido per la replica. Grazie Presidente. Io voglio ringraziare anche il vice sindaco perché la sua è stata una illustrazione dettagliata, grazie, e devo dire anche esauriente. Le preoccupazioni principali che ci muovevano per presentare questa interpellanza erano fondamentalmente due. La prima è che, ma questo era, come dire, un timore che volevamo scacciare, insomma, da una risposta, e ci sembra che questo timore sia stato effettivamente allontanato, cioè che il progetto rimanesse un work in progress anche nei suoi aspetti fondamentali, cioè della estensione della copertura, e ci viene detto che entro giugno in realtà saranno completati quelli che erano considerati almeno all'inizio i punti fondamentali per garantire questo servizio. E l'altra cosa che ci preoccupava nella medesima misura e che ci lascia, diciamo, ancora leggermente più preoccupati rispetto a questa prima, senza però nascondere di vedere qualche sviluppo positivo, è quella riguardo all'implementazione dei servizi, cioè tutti i servizi aggiuntivi dei quali ha parlato il vice sindaco nella sua risposta sono servizi aggiuntivi che comunque fanno riferimento più o meno a azioni pubbliche per quello che riguarda le reti wifi cittadine. Noi crediamo che una rete wifi come quella che ha preso piede a Cesena, sviluppata in maniera anche abbastanza consistente sul territorio, non possa fare a meno di rivolgersi sempre di più anche a quello che è il mondo privato, sia per quello che riguarda la possibilità di operatori privati di quel settore di entrare dentro il progetto Wi-Fi, che di tanti altri operatori privati e commerciali di poter usufruire di un servizio Wi-Fi che vada oltre la possibilità di connettersi anche con la rete universitaria o quant'altro. Vorrei solamente citare da questo punto di vista l'esempio di Rimini, dove operatori esclusivamente privati hanno garantito una copertura che attualmente è già di 7 km all'interno del territorio riminese, dando vita ad un web portal con Tiscali, che in qualche maniera ha una connotazione, se vogliamo, più commerciale, nel tono non dispregiativo ma anzi assolutamente positivo della cosa. Ecco, noi crediamo che, alla luce anche della sottolineatura che ha fatto il vice sindaco, cioè della assoluta mancanza di spese da parte dell'amministrazione per realizzare questo progetto, non si possa pensare di implementarlo in futuro senza un contributo fattivo e concreto degli operatori privati, perché crediamo che l'amministrazione possa non avere tutti i fondi che servirebbero per poter sviluppare autonomamente un upgrade di questo tipo di servizio. Ed è per questo che noi crediamo che un aumento dei servizi passi assolutamente da un maggiore coinvolgimento dei privati nel servizio stesso. Ed è su questo che cercheremo di pungolare l'amministrazione, perché abbiamo notato qualche spunto positivo da questo punto di vista. Cercheremo di capire nel concreto i tempi e i modi di questa ulteriore sviluppo del servizio, anche il coinvolgimento dei privati, e quindi cercheremo di rimanere aggiornati anche sollecitando l'amministrazione di tanto in tanto a fornire aggiornamenti sul progetto. La ringrazio. Ringrazio il consigliere Di Placido. La seconda interpellanza, sempre del consigliere Di Placido, è relativa agli spazi culturali. Risponde a questa interpellanza l'assessore Baredi. Prego, consigliere Di Placido, per la presentazione. Senza soluzione di continuità. In realtà vorrei premettere che questa interpellanza, dal nostro punto di vista, vorrebbe essere l'inizio di una discussione, di un confronto da proseguire nella competente commissione consiliare. Siccome però c'è qualche aspetto che è comparso sulla stampa nelle scorse settimane
e sul quale noi mostriamo una certa preoccupazione, volevamo intanto avere una risposta dall'assessore, che crediamo non potrà essere che interlocutoria per ovvi motivi di tempo, ma che ovviamente ci può soddisfare in questo momento a fronte della disponibilità dell'assessore di riprendere in tempi abbastanza brevi queste vicende in maniera più estesa e approfondita nella commissione consiliare. E siamo partiti da alcune considerazioni, ripeto, anche lette sulla stampa, non ultima la difficoltà del rintracciare un nuovo gestore della Pinacoteca, perché come sappiamo il bando indetto poco tempo fa è andato deserto, così come da anni si sta trascinando il problema di quello che doveva essere uno dei grandi progetti degli anni a venire, ovvero sia il Museo della Città, che per mancanza di, nel complesso Sant'Agostino, che per mancanza di fondi è rimasto bloccato, senza però risolvere quello che è, noi crediamo, un problema più complessivo del sistema museale nella nostra città, che crediamo molte volte venga chiamato pomposamente sistema museale, ma che insomma di sistema museale vero e proprio abbia francamente non troppo. Che su Palazzo Roverella si è parlato anche nei mesi scorsi di possibilità di utilizzo anche non pertinenti alla sfera culturale, ma che rimane comunque un contenitore che potrebbe avere una vocazione anche da quel punto di vista, e che non ultimo gli spazi del Palazzo OI, nel quale prima erano collocati gli uffici dell'ASL, si sono liberati, e anche qui noi sentiamo per dibattiti interni alla fondazione della Cassa di Risparmi, piuttosto anche che a posizioni che girano nella città, che ci potrebbe essere una vocazione a spazio culturale anche di questa struttura insediata perfettamente nel centro storico della città. Interpellavamo l'amministrazione per sapere in linea di massima le prospettive del sistema museale cittadino, con particolare riferimento alla Pinacoteca, e quindi se quest'asta deserto, questo bando andato deserto in qualche maniera abbia sollecitato considerazioni diverse da parte dell'amministrazione, se l'amministrazione, al di là delle opinioni espresse da personaggi conosciuti comunque in città, abbia un indirizzo per quello che riguarda il Palazzo Roverella, e se esistano contatti con la Fondazione della Cassa di Risparmio per l'utilizzo degli spazi all'interno del Palazzo. Grazie consigliere Di Placido. L'ampiezza dei temi toccati da questa interpellanza credo che difficilmente possano trovare risposta in 5 minuti. Sicuramente, no, è chiaro che non si aspetterà un'esaustività delle risposte, ecco, l'ha detto in premessa e lo riconosce certamente. Assessore Bareddi, questa è una sfida. L'ha detto in premessa e la ringrazio. Questa è una di quelle occasioni che mi fa rimpiangere un po' il vecchio regolamento secondo il quale alle interpellanze partecipava il Consiglio Comunale. Mi dispiace molto che a fare questo confronto, perché più che una risposta a un'interpellanza intelligente, mi viene da dirla così, è un confronto. Quelli che contano ci sono, l'ha detto lei, mi ha tolto da un grande imbarazzo, perché stavo per dire, ma come dire, siamo poi quelli che, va bene. E se avessi modo di farle vedere i miei appunti che ero sui quali avevo lavorato questa mattina in virtù di questa risposta, il primo punto dei miei appunti diceva possibile discussione, confronto, data l'ampiezza delle argomentazioni in commissione consigliare, per cui accetto la sua insomma, proposta, che mi vede assolutamente d'accordo. Quando vuole, quando lo riteniamo, lo possiamo già concordare con la Presidente di questa commissione, sarebbe una commissione necessaria, giusta e opportuna. Dopodiché però non posso naturalmente esimermi dal darle qualche risposta. E allora lo ricorderà bene, caro collega, perché eravamo, mi pare, tutti e due in Consiglio Comunale già allora, io dopo ho fatto una parentesi, ma nel 1996 la Giunta, in virtù della legge 20 del 90 della Regione, istituì questa, un po' pomposamente dal punto di vista linguistico, ma senz'altro centrando la faccenda, di questo piano dei musei a Cesena, indicando una decina di realtà, 10 musei per i quali ci si impegnò addirittura a fare una pubblicazione specifica per ognuno, in modo che, si disse allora, non solo queste sono già
per conto loro realtà e istituzioni importanti per la città, ma si cerchi, in virtù di quella legge regionale, in virtù di quei finanziamenti regionali, di andare a sistema di tutto questo, di tutta questa ricchezza museale. Sono passati molti anni e addirittura molte più cose degli anni che sono trascorsi sono accadute in questo nostro paese. Lei lo ricorderà perfettamente, una delle ultime cose è stata una finanziaria del 2010 che ha costretto questo comune a tagliare drasticamente i fondi in modo specifico per le pinacoteche, i musei, le gallerie e le mostre d'arte. Diceva quella finanziaria del 2010 per il 2011 che queste spese, cioè le spese che erano sotto questo capitolo, dovevano essere tagliate dell'80%. Dico e ricordo questo, che lei insomma, ricorderà meglio di me, per dire che in virtù di questo fatto, anche in virtù di questo fatto, che da un po' di mesi la nostra pinacoteca è chiusa al pubblico, perché dovendo ridurre di quella cifra, di quella quantità, la spesa a bilancio sotto il capitolo Pinacoteca, siamo stati costretti a fare questo. E il mio rammarico più grande, ve lo dico con la sincerità che credo voi possiate in questo momento riconoscermi, è che siano così pochi cesenati che si sono accorti che la Pinacoteca comunale è chiusa. Io ho grande e profondo rammarico soprattutto per questo. Noi abbiamo tentato di dare una possibilità alla Pinacoteca, abbiamo fatto un bando che era un bando a bilancio zero, cioè a investimento zero, e il bando è andato deserto. Questa occasione mi è gradita per dirle che stiamo attivando rapporti perché noi possiamo a breve, io penso con l'arrivo dell'estate, arrivare ad una soluzione di apertura almeno in parte della Pinacoteca. Apertura significa almeno il fine settimana, dal venerdì alla domenica, perché si presume che nel periodo estivo possono essere anche visitatori turisti a frequentare la nostra Pinacoteca, perché lo ricordo, adesso è aperta solo su prenotazione, cioè gli insegnanti che con le scolaresche chiedono di poter visitare la nostra Pinacoteca, la quale non avrà certamente dei pezzi straordinari, ma è dal punto di vista della storia della pittura, dal 200 in su, una buona occasione per fare didattica, e quindi le classi chiamano e su richiesta la Pinacoteca viene aperta. Abbiamo contatti, non ho difficoltà a dirlo, in questi contatti abbiamo coinvolto anche il FAI, al quale stiamo chiedendo di contribuire, insomma, per poter addivenire ad una nuova apertura della Pinacoteca. Per quel che riguarda, il consigliere Di Placido, il museo della città previsto nella struttura di Sant'Agostino, ricordo che questo era un progetto molto ambizioso e molto affascinante. Ci lavorò il critico d'arte Pasini, se non ricordo male, erano gli anni 2003, 2004, 2005, con una previsione di spesa bilancio di 7 milioni di euro. È evidente perché quel progetto, pur suggestivo, pur di grande fascino culturale, è stato sospeso, tamponato per il momento. Certamente questo tema di avere un museo della città è tornato negli ultimi mesi a far discutere gli intellettuali di questa nostra comunità, anche in virtù di decessi importanti che abbiamo avuto, da Fioravanti al maestro Sughi. La scomparsa di questi grandi artisti, grandi per la nostra comunità ma grandi per il nostro paese, ha fatto riemergere questo tema. Dopodiché dobbiamo anche dire che rispetto a questi due grandi artisti occorrerà con gli eredi, con i familiari, concordare e confrontarsi, perché aprire un museo che possa essere prevalentemente dedicato a questi artisti e non avere in realtà rapporti con gli eredi parrebbe quantomeno
poco intelligente. Comunque è vero, il museo di Sant'Agostino, il museo della città, è un progetto sospeso che non vedo nei prossimi tempi essere possibile. Per quel che riguarda il Roverella e il Palazzo Oir, lei parla di due strutture che non sono di proprietà di questo ente, che non sono di proprietà del Comune di Cesena. Ricordo che il Roverella, che è di proprietà dell'ASP, ospita attualmente appartamenti per un totale di 15-16 appartamenti, è sede della Croce Bianca, c'è una palestra dentro al Palazzo del Roverella e sono attualmente ospitati 22 profughi. C'è stata su quella struttura negli anni una Project Financing, si dice così, giusto? Anche quello con molto interesse informale, con poco o scarso interesse formale, perché i tempi certamente non sono buoni per questi investimenti così grandi, che impongono anche bilanci economici significativi. Io so che l'ASP ha in mente di proseguire questa via di richiesta di manifestare, di richiesta di manifestazione di interesse rispetto a quel palazzo. Le ricordo che una parte di quel palazzo è Palazzo Nadiani, nel quale invece partono i lavori per ospitare l'Istituto di Musica Corelli, che è attualmente presso il San Biagio. La Pinacoteca Cesenate, di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio, doveva essere ospitata presso il Palazzo Oir. C'era stata una attenzione della Fondazione Cassa di Risparmio, il Comune era stato interpellato e anche di questo si paga anche qui questa situazione difficile del Paese, anche delle nostre istituzioni, e anche qui c'è stato qualche mese di silenzio. Lei ricorderà che io mi occupo di questi temi dal 1 maggio dello scorso anno e abbiamo con la Fondazione altri argomenti aperti, abbiamo concordato che alla fine del mese di maggio, per altri argomenti e per riprendere il tema della Pinacoteca, dobbiamo incontrarci. Posso, e veramente chiudo, auspicando che avvenga al più presto questo confronto in commissione consigliare, dire che oggi abbiamo bisogno, più che di parlare di sistema museale integrato, di difendere come il pane e di valorizzare come cosa preziosa ogni singolo museo, che significa non abbassare la guardia rispetto ai musei che funzionano, e ne abbiamo. Penso al Museo Naturalistico della città, frequentato la mattina dalle scuole, il pomeriggio e la sera dai bambini e dalle bambine, dalle famiglie per i laboratori. Penso al Museo del Teatro Bonci e, non dimentichiamolo mai, penso alla Malatestiana, che da qui a un anno sarà la grande biblioteca malatestiana. Grazie, assessore Barelli. La parola per la replica al consigliere Di Placido. Grazie, Presidente. Ringraziamenti anche all'assessore, come prima al vice sindaco, e soprattutto per la sua disponibilità ad affrontare questi temi in commissione. Io, appena arriverà nella sede consiliare, chiederò alla Presidente Pagni di poter mettere all'ordine del giorno quanto prima questi argomenti, perché, e questo non suoni critico nei confronti della risposta dell'assessore, ma la risposta medesima
ha evidenziato come ci siano delle criticità nelle politiche culturali della nostra città. Non per niente i tre temi che noi avevamo in qualche maniera sollevato in questa interpellanza, che poi facevano riferimento a tre contenitori, cioè la Pinacoteca, il Palazzo Roverella e il Palazzo Oir, hanno ricevuto delle risposte, non perché lo abbia voluto fare l'assessore, ma perché così è, assolutamente interlocutorie, e su nessuno dei tre si può dire esserci una prospettiva chiara e una sicurezza di quello che succederà domani. Questo ovviamente è preoccupante, perché dal nostro punto di vista si va ad integrare con difficoltà evidenti del sistema museale stesso e più culturale in generale Cesenate, di fronte alla scarsità di mezzi, ma forse anche di fronte alla eccessiva pomposità che si volle dare al progetto ai tempi, che adesso non si riesce più a reggere e che, come succede molte volte, si fa fatica ad ammettere di aver fatto forse un po' troppo in grande all'inizio, perché questo dovrebbe comportare anche l'ammissione di una piccola colpa. Ma tant'è, siccome non vogliamo cercare colpevoli in questa sede, non è quello che ci interessa, di sicuro il dato è che noi non sappiamo al momento quali saranno le prospettive di questi contenitori. È chiaro che si sta parlando di contenitori che non sono nella disponibilità totale, assoluta e principale dell'amministrazione comunale. È anche vero che stiamo parlando di una società partecipata e di proprietà del comune ASP, e di una invece fondazione privata con la quale però il comune di Cesena, per ovvi e svariati motivi, intrattiene rapporti molto consistenti, ecco, per quello che riguarda gli argomenti che si trattano. Quindi ci viene da dire che se su contenitori di questo tipo, che potrebbero essere francamente un volano ed un momento di svolta per le politiche culturali, non ci sono ancora delle prospettive chiare, stiamo leggermente brancolando nel buio per quello che riguarda il futuro della cultura cesena. Non credo che ci dovremmo accontentare di dire, peraltro verità, che i fondi sono sempre di meno e che non si fanno le nozze con i fichi secchi, come si suol dire, però è anche vero che questo probabilmente comporta e richiede uno sforzo ancora di maggiore anche creatività e di impegno da parte di tutti. Quindi, e concludo, a maggior ragione le risposte dell'assessore, che peraltro ringrazio, ci confortano ancora di più nel ritenere che sia quanto più urgente affrontare in maniera più complessiva e più approfondita questi temi nella competente commissione consigliare. Grazie. Ringrazio il consigliere Di Placido. Si conclude così la prima sessione dei lavori della seduta di oggi. Riprenderemo con la seconda sessione alle ore 16. Invito i colleghi a sedersi, così possiamo procedere. Invito i colleghi che sono fuori dall'aula ad entrare. Devo scampanellare, sai che non l'ho mai fatto, ma mi sembra... Colleghi, vi invito a sedervi e chiedo al segretario di procedere con l'appello per la verifica del numero legale. Grazie. Lucchi presente, Bandini assente, Baronio assente, Bianconi presente, Biondi assente, Brighi assente, Cappelli assente, Ceccaroni presente, Celletti presente, D'Altri assente, Di Placido presente, Ferrini presente, Formica presente, Franchini presente, Giorgini presente, Guiduzzi assente, Landi presente, Lattuca
assente. Chiedo scusa colleghi, il segretario sta facendo l'appello, per cui inviterei i colleghi per favore a sedersi. Macchini presente, Macori presente, Marcatelli presente, Montesi presente, Pagni assente, Panzavolta presente, Piazza presente, Prati presente, Pullini presente, Ricci presente, Turchi assente, Venturi assente e Zignani presente. C'è il numero legale per iniziare la seduta. Ringrazio il segretario e do avvio alla seconda sessione della seduta del Consiglio Comunale di oggi, per il quale vedo un discreto fermento. È la primavera? Ah, va benissimo. Mi auguro che non continuiamo così per tutta la giornata. Procediamo con la nomina degli scrutatori. Se ci sono colleghi di maggioranza, Panzavolta e Ceccaroni per la maggioranza, uno scrutatore volontario per la minoranza, Franchini, bene. Comunico che hanno inviato una comunicazione alla Presidenza per indicare la loro assenza ai lavori della seduta di oggi i consiglieri Biondi, Brighi e Turchi. Poi, colleghi, a questo punto vi chiederei però un pochino di attenzione, perché in conferenza dei capigruppo abbiamo condiviso un minuto di silenzio . Inviterei per favore coloro che intendono partecipare alla seduta a prendere posto. Come vi dicevo, in accordo con la conferenza dei capigruppo abbiamo riconosciuto ad avvio di questa seduta la volontà di ricordare i gravi fatti che hanno segnato indelebilmente lo scorso fine settimana il nostro Paese, a partire dalla terribile esplosione di sabato mattina davanti all'Istituto Professionale Falcone Morvillo di Brindisi, all'orario d'ingresso degli studenti. Esplosione che ha provocato la morte di Melissa Bassi, una ragazza di 16 anni, e il ferimento di altri studenti. Si tratta di un attentato che colpisce i giovani innocenti, che sono la speranza e il futuro del nostro Paese, il nostro bene e il patrimonio maggiore che abbiamo, i nostri figli, come bene ci richiamava commosso un insegnante durante il sit-in che si è tenuto in piazza martedì scorso. E i nostri figli vogliamo chiamarli e pensarli così anche noi, donne e uomini delle istituzioni. Vogliamo esprimere tutto il nostro sdegno e la nostra condanna per questo atto barbarico ed esprimere cordoglio e vicinanza dell'intera assemblea qui riunita alla famiglia di Melissa, inspiegabilmente e barbaramente colpita da questo immenso dolore. Ieri 23 maggio ricorreva inoltre il 20° anniversario della strage di Capaci, in cui morirono il giudice Falcone e la moglie e gli uomini insieme alla moglie e gli uomini della scorta. Falcone e Morvillo, cui era intitolata la scuola frequentata da Melissa. Gravi lacerazioni, gravi ferite del nostro Paese, alle quali istituzioni, forze politiche, società civile, tutti insieme, come testimoniato nel sit-in di martedì, non vogliamo dimenticare, ma piuttosto confermare l'impegno a non cedere al ricatto della violenza e della barbarie. Domenica il nostro Paese è stato segnato da un altro evento molto grave e quindi vogliamo esprimere anche tutta la nostra vicinanza alle popolazioni delle province di Bologna, Ferrara e Modena colpite dal grave terremoto che in questi giorni continuano ad essere duramente provate da oltre un centinaio di scosse che hanno fatto seguito alla prima più intensa. Scosse che hanno causato vittime, che hanno
generato migliaia di sfollati e provocato gravi danni ad abitazioni, luoghi di culto, aziende e al prezioso patrimonio artistico e architettonico del territorio colpito. Vogliamo esprimere apprezzamento per la pronta partecipazione e il coinvolgimento dei volontari della Protezione Civile e delle istituzioni, che a partire dai comuni più colpiti stanno sostenendo le popolazioni a far fronte ai bisogni essenziali e stanno affiancando le istituzioni locali per i controlli di staticità e di sicurezza degli edifici affinché al più presto le aziende possano riaprire, le scuole possano iniziare a funzionare e le famiglie possano rientrare nelle loro case se agibili e la vita possa riprendere nella normalità in questi luoghi. Vogliamo esprimere vicinanza e cordoglio ai familiari delle persone decedute a seguito di questo sisma, tra cui tra l'altro 4 operai che stavano svolgendo il turno notturno di lavoro. Ecco, per la memoria di queste vittime, vi chiedo un minuto di silenzio. Colleghi, vi ringrazio. L'ordine del giorno prevede al primo punto della seconda sessione la proposta di delibera che ha per oggetto modifica composizione 4ª commissione consigliare a seguito di missioni consigliere Marabiguzzi. Per questa proposta di delibera è previsto il voto, pertanto chiedo ai colleghi chi vota a favore di questa proposta di delibera alza la mano. È la composizione della 4ª Commissione. Votano a favore il gruppo PD, Sinistra per Cesena, UDC, PDL, Partito Repubblicano, Lega Nord. Chi vota contro? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. La proposta di delibera è approvata all'unanimità. È richiesta immediata esecutività. Chi vota a favore? Alza la mano, per favore. Votano a favore il gruppo PD, Sinistra per Cesena, UDC, PDL, Partito Repubblicano, Lega Nord. Chi vota contro? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. La immediata esecutività è approvata all'unanimità. Procediamo con la proposta di delibera al punto 6 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto SEAF S.p.A. Aeroporto Ridolfi, Assemblea straordinaria del 12 aprile 2012, determinazioni. Questa proposta di delibera è stata presentata e discussa in prima commissione consiliare il 17 maggio scorso, viene proposta in consiglio con richiesta di discussione. La parola al vice sindaco se intende introdurre la proposta di delibera, prego. Sì, grazie Presidente. Vorrei richiamare il quadro in cui la delibera si colloca, il quadro di ammodernamento, di funzionalizzazione del sistema
della qualità dei servizi del sistema aeroportuale nazionale, che da un po' di anni è ritornato centrale dopo essere stato a lungo tempo abbandonato. E ci sono tre considerazioni di fondo su questo, che sono la prima relativa a un sistema che deve vedere gli investimenti, perché è un sistema che ha bisogno di investimenti, non è un sistema già a regime, già efficiente, ma ha bisogno di investimenti che siano integrati nell'ambito dell'ambito complessivo con gli altri settori, quindi della logistica, quindi quello viario, quello ferroviario, quello portuale, quello urbano relativo alle città. Quindi di vederli inseriti in questo quadro. La seconda considerazione di fondo è che non vi è dubbio che rispetto alla situazione di finanza, lo stato delle finanze pubbliche impone un maggiore ricorso agli investitori privati, cosa che si è iniziata a vedere negli ultimissimi anni. E la terza è sul fatto che ci debba essere che l'integrazione dei mercati che è avvenuta, per quanto riguarda le merci, per quanto riguarda il turismo e per quanto riguarda anche i flussi migratori, e la liberalizzazione del traffico aereo che è intervenuta, non dimentichiamolo, presenta da un lato delle opportunità e dall'altro dei rischi che derivano dal fatto che ci sono nuovi operatori sul mercato, che vi è quindi un impatto sul sistema delle tariffe, che c'è maggiore concorrenza, che si devono comunque mantenere standard di sicurezza, standard di qualità da implementare. Ecco, quindi se partiamo da queste tre considerazioni, dobbiamo anche assumere l'altro dato, che si deve passare da una logica di servizio pubblico come era quella precedente a questo nuovo quadro mutato degli ultimi anni, quindi da una logica di servizio pubblico a un'ottica imprenditoriale, in quanto le società di gestione aeroportuale che devono avere un'ottica di questo tipo, cioè un'ottica che guarda gli investimenti, all'efficienza degli investimenti, all'efficienza della gestione, in un quadro di regolazione, quindi un ruolo pubblico maggiormente attento, più attento forse al sistema di regolazione che fa riferimento alla legge 537 del 1993, che è quella che assegna all'ENAC appunto il compito di soggetto regolatore, e quindi combinare questi due aspetti, quello dell'ottica imprenditoriale, quindi gestionale, con un'ottica di regolazione che tenga conto quindi del fatto che c'è un soggetto che definisce i diritti aeroportuali, che c'è un soggetto che definisce gli standard, eccetera. Non dimentichiamo un altro aspetto di fondo, che il sedime aeroportuale è di proprietà del demanio e vi è un gestore che si deve occupare degli investimenti nella parte aviation e nella parte non aviation, dell'efficienza gestionale, di rispettare gli standard e in confronto con il proprietario del sedime aeroportuale. Questo avviene con il contratto di programma, che è lo strumento che il legislatore ha scelto per regolamentare questo rapporto. I primi contratti di programma sottoscritti in Italia sono quelli relativi a Bari, Pisa, Brindisi, Napoli, e sono in corso Roma e Milano. Questi contratti vengono approvati dal CIPE e quindi in essi si possono già vedere quali sono le caratteristiche che il rapporto che devono regolare il rapporto fra appunto la proprietà pubblica demaniale rispetto al soggetto gestore. Non vi è dubbio che tutto questo venga toccato da un altro
importante dato che è economico e finanziario, e cioè che tutto il sistema aeroportuale ha bisogno di maggiori infrastrutture e di enormi investimenti. L'ultimo aspetto che voglio citare è quello del Piano Nazionale degli Aeroporti di marzo. Il ENAC ha varato questo Piano Nazionale degli Aeroporti, che è stato trasmesso al Ministero delle Infrastrutture, che deve assumere e che ha già dichiarato che è in via di assunzione. Questo piano, che proietta il quadro nazionale del sistema aeroportuale nazionale al 2030, assume come dato quello di una crescita del traffico, cioè di una crescita media annua del 3,2% dei passeggeri, che individua 24 scali principali. Di questi, 3 sono hub intercontinentali, che sono Fiumicino, Malpensa e Venezia. 13 sono, di questi 24, altri 13 strategici, 8 primari, e poi in una terza fascia individua 18 scali di servizio. Tra questi vi è l'aeroporto di Forlì. Il piano prevede anche che dal momento della sua adozione vi siano 3 anni, partendo dagli assunti, dalle considerazioni iniziali che proponevo, il piano indica 3 anni come il periodo necessario o comunque massimo per verificare le condizioni di sostenibilità economica senza contributi pubblici, cioè che vi siano 3 anni per traghettare le gestioni, nel caso già non lo fossero, per quanto riguarda questo sistema di 24 più principali più i 18 scali secondari di servizio, che appunto siano in grado di avere una economicità di gestione senza contributi pubblici. Questo è il quadro in cui ci inseriamo. Non sto a ripercorrere tutto la storia che già conoscete bene, richiamo solo le ultime 2 assemblee, quella del 12 aprile, che ha preso atto delle perdite che si sommavano rispetto alla perdita del 2011 alle perdite relative ai primi 2 mesi del 2012 e che quindi andavano ad annullare il capitale sociale, e per la legge appunto che prima richiamavo, la 537 del 93, il capitale minimo per esercitare attività aeroportuale è di 3.098.000 euro, e quindi occorre ripristinare, in caso di abbattimento per perdite ai limiti di legge, che per un SPA sono 120.000 euro, e appunto per esercitare l'attività aeroportuale 3.098.000 euro. E quindi l'assemblea del 12 aprile ha preso atto di questa situazione di perdite e quindi deliberando poi la ricostituzione, il ripristino del capitale al minimo. Il 14 maggio vi è stata l'assemblea straordinaria della società, che aveva all'ordine del giorno la messa in liquidazione. Ora, con questa delibera che richiama le scelte e coerentemente con le scelte finora fatte e che fa riferimento quindi alla scelta di subordinare il mantenimento della partecipazione del Comune di Cesena all'attuazione del piano industriale, quindi in particolare alla privatizzazione e in un secondo momento allo sviluppo del progetto che vedeva la costituzione di una società di una società che facesse da holding alle due società di gestione di Forlì e di Rimini con la partecipazione della regione. In particolare l'ingresso dei privati non è avvenuto, c'è stato un bando europeo e nessun privato si è presentato. È stata costituita la holding SAR, Società Aeroporti di Romagna SPA, che ha quindi che è entrata nella compagine societaria di SEAF SPA,
Non si è poi concretizzata l'integrazione con Aeradria, la società di gestione dell'aeroporto di Rimini. Successivamente si è tentata l'aggregazione con la SAB, la società di gestione aeroportuale di Bologna, e anche essa non si è concretizzata. E quindi l'assemblea del 14 maggio ha deliberato la messa in liquidazione, rispetto alla quale il Comune di Cesena, avendo assunto le linee che prima richiamavo, e queste linee non si sono concretizzate come ho citato, si tratta sicuramente di un insuccesso. Dobbiamo dirlo che non è stato una gestione che ha consentito lo sviluppo dell'aeroporto. Questi fatti che non si sono concretizzati costituiscono sicuramente un insuccesso per il territorio. Prendiamo atto di questo. Il Comune di Cesena oggi, l'amministrazione di Cesena oggi, preso atto di questo, propone che non essendoci ulteriori prospettive, se non quella di procedere con un nuovo bando di assegnazione da parte del demanio e del sedime aeroportuale a un privato che voglia partecipare a una gara per l'assegnazione, e quindi preso atto dell'abbattimento del capitale sociale, quindi della propria quota di partecipazione, non parteciperà più alla ricostituzione del capitale di SEAF S.p.A. E questa delibera ne sancisce tale decisione, se il Consiglio Comunale la approverà. Ringrazio il Vice Sindaco Battistini per questa presentazione e comunico che in conferenza dei capigruppo abbiamo individuato in 5, 10, 15 minuti i tempi per la discussione di questa proposta di delibera a seconda della consistenza numerica dei gruppi. Per questa proposta di delibera era stata chiesta discussione, pertanto chiedo ai colleghi che intendono partecipare alla discussione di prenotarsi. Consigliere Celletti, e se dopo il consigliere Celletti ci sono altri che intendono intervenire, io prendo nota. Consigliere Celletti, prego. Grazie Presidente. Una sconfitta del sistema regionale, con amministratori come quelli che abbiamo nelle varie città, province, questa terra non andrà da nessuna parte, e intendeva dire in particolare la Romagna. Queste sono parole non dette dall'opposizione, ma dal sindaco Balzani, non più tardi dell'8 maggio, quindi un sindaco che certamente non è espressione delle opposizioni, che ha decretato la politica generale, diciamo, da partire da Bologna, arrivare fino a Rimini e tornando indietro, politica infrastrutturale, ma anche di visione verso il futuro, di rilancio dell'economia e dell'industria e delle infrastrutture di questa tanto bistrattata Romagna, ha affidato appunto la responsabilità di questo fallimento, che questa è solo una tappa, poi vedremo le prossime tappe, proprio alla miopia, conformismo, ipocrisia, incapacità di amministrare ormai una terra che amministrano da troppo tempo, forse, non lo so. Hanno parlato di Balzani come vuole solo al comando, sarà un uomo fatto fuori al più presto probabilmente. Però ha ragione,
perché questo è un fallimento totale, è un esempio della miopia, ma non solo della politica, soprattutto della politica, ma anche del sistema imprenditoriale, ma anche dei privati, ma anche di tutte le categorie sociali di questa terra, che non hanno saputo vedere un po' più in là. Ci ha raccontato l'assessore, ha fatto un quadro molto ricco, l'abbandono da parte dell'amministrazione comunale di Cesena dell'aeroporto, anche se effettivamente poteva essere interpretato come una morte annunciata dal 2009, forse anche dal 2008, ma diciamo dal 2009, ha continuamente l'amministrazione comunale, proprio questa cosa, sempre fatto passi indietro, non credendo assolutamente né dando il proprio apporto a un rilancio dell'aeroporto. Sebbene persone che ne sanno avessero detto sì, si poteva fare. Arriviamo alla resa dei conti, questa assemblea del 12 aprile che oggi ci chiamano a ratificare, a dare atto per le motivazioni in premessa di aver azzerato la propria quota di partecipazione, mi sembra molto, io non sono certamente un'esperta come il vice sindaco, che sia stata durante questa assemblea straordinaria, hanno coperto le perdite con la riduzione del capitale sociale, il comune di Cesena ha azzerato le proprie quote, gli altri soci hanno poi aumentato il capitale sociale e gli azionisti hanno sottoscritto questo nuovo capitale sociale, tranne Cesena, che non era neanche presente, mi risulta non era neanche presente alla riunione. Quindi Cesena ha decretato il suo completo e totale addio a essere comunque, anche se in una parte infinitesimale, quasi inconsistente, di poter dire sì, faccio parte anch'io di questa, di questo territorio e qualcosina magari potrei anche dire. Cesena si è ritirata, già da tempo si era ritirata, come si sta ritirando dal territorio, si sta ritirando. Io non vedo, come dire, politiche lungimiranti, politiche di sviluppo, sono tutte politichette tese a coprire questo problemino, quell'altro problemino, problemini della città, facciamo vedere come siamo bravi nei confronti dei giovani, gli affidiamo qualcosa, qualche centinaio di euro, qualche migliaio di euro, li spargiamo a pioggia, cerchiamo di tenere il consenso, punto. Io non vedo altro, Cesena. Noi stiamo abbandonando tutto. Il prossimo capitolo sarà quello della fiera. Spero di non essere nel giusto, ma credo invece di esserlo, che fra un po' di mesi ci troveremo ad affrontare questo argomento e sarà un ulteriore, come dire, dietro front. Utilizza anche il tempo della dichiarazione di voto? Un pochino sì. Si poteva salvare? Non lo so. Certamente la SAB, quando è stato ora, quando ci si è presentata a Save di Venezia, ha fatto di tutto, ha costretto la regione a fare la holding, eccetera, perché Save fosse, come dire, spaventata dal poter entrare nella compagine sociale. Ottenuto questo obiettivo, Save ha fatto in modo di affossare la holding. Cioè è chiarissima la manovra e nessuno è stato in grado, nessuno, dico dalla regione in giù, è stato in grado di contrastare questa operazione. Qui veramente c'è una politica che non riconosce strategico lo sviluppo di questo territorio, soprattutto il territorio di Forlì-Cesena. E questo dimostra anche la stragrande debolezza
delle classi dirigenti della maggioranza locale. Abbiamo svenduto un'infrastruttura che poteva, secondo me, se tenuta su con delle politiche giuste a suo tempo, naturalmente, non adesso, diventare strategica per il nostro territorio. Allora meglio liquidare e lasciare la strada libera ai privati, se saranno interessati. Dopo la fuga di Save può darsi che questa situazione interessi qualcuno. E io lo spero, perché dalla liquidazione si potrebbe passare al fallimento, se non sbaglio. E qui si troverebbero famiglie e lavoratori a spasso. E io credo che anche queste cose qui ci debbano toccare molto. Quello però che io ho voluto criticare anche in commissione è stata questa disinformazione che noi abbiamo avuto dal Comune di Cesena. È vero, la decisione di uscire totalmente dalla compagine societaria è irrilevante, perché è uno 0,0546 la percentuale di presenza di Cesena. Però io avrei tenuto a essere informata di questa cosa, perché questa è stata una decisione sì insignificante forse per l'assessore Battistini, per me invece una decisione dirimente, cioè la decisione di abbandonare il territorio. E quindi avrei gradito essere informata in una commissione precedentemente dicendo: guardate, noi ci comporteremo così come era successo tutte le altre volte. Tant'è che questo addio dalla SEAF ci viene dato oggi, che mi sembra sia il 25 di maggio. Oggi noi andiamo a votare il 25 di maggio, non è il 25, è il 24. Il 24 di maggio, l'esercito marziale. Il 24 di maggio, per un'assemblea straordinaria che è del 12 aprile 2012, cioè noi andiamo a dare atto di quello che è avvenuto il 12 aprile. E insomma mi sembra un po' una cosa un po' paradossale, forse anche un po' ridicola. Grazie. Grazie a lei, consigliere Cilletti. Le sono rimasti pochi secondi, 35 secondi per la dichiarazione di voto. Avevo fatto un invito ai colleghi, avevo chiesto chi voleva partecipare. Consigliere Ferrini, prego. Presidente, mi ferma allo scadere di 5 minuti. Perché... Va bene. No, magari me lo dico 10 secondi prima. Va bene. No, non è una riga, perché voglio lasciare poi la dichiarazione di voto al capogruppo. Ma innanzitutto parto da un dato davvero confortante, ovviamente uso l'ironia in questo mio intervento, eh? È dal 2008 che perdiamo più o meno 6 milioni di euro all'anno, e riscontro che anche nei primi due mesi del 2012 siamo andati benissimo, perché abbiamo perso 1 milione di euro e quindi siamo assolutamente in regola negli ultimi 4 anni di questa gestione. Colleghi, signor Sindaco, Giunta, più di una volta sono intervenuto in Consiglio Comunale per sottolineare come l'operazione dello struzzo che mette la testa sotto la sabbia in realtà nasconda un malessere politico e una mancanza di strategia per la gestione e per il futuro del nostro territorio. Guardate, sono rimasto molto colpito perché il vice sindaco, contrariamente a quello che traspare o dovrebbe trasparire dalla delibera che ci è stata sottoposta, una delibera che sostanzialmente ci chiede di dichiarare, ratificare, poi su questo tornerò al termine della mia dichiarazione, una sconfitta, l'ha detto bene il consigliere Celletti che mi ha preceduto, ma soprattutto ci dice: abbiamo azzerato la quota di partecipazione, quindi noi non ci siamo proprio più dentro l'aeroporto di Forlì. Per 35 minuti, vice sindaco, lei ci ha intrattenuto sul futuro, sui problemi, su quello che dovrebbe essere il capitale di un aeroporto, il minimo, su quelle che possono essere le commesse per il futuro, le liquidazioni. Vice sindaco, sono 3 anni, non mi ricordo neanche più da quando, che non siamo interessati, questa giunta, questa amministrazione è assolutamente disinteressata alle sorti dell'aeroporto di Forlì. Quindi perché continuare a perdere tempo per ratificare uno 0,30% che è diventato nullo? Chiedetevi invece dove sta la vostra politica, perché io non la trovo, la politica.
Perché quando leggo in una delibera che negli ultimi 4 anni ci sono state solo delle verifiche negative, sottoscrizione di un accordo fra le regioni, province, che non è andato, tentativo di privatizzazione, non ha avuto esito positivo, non si è concretizzato il progetto di integrazione Air-Adria, non è realizzabile integrazione aeroporti fuori Bologna per mancata disponibilità della società di gestione. Ma chi la gestisce questa regione? Forse la gestisce un altro colore politico? Ci meravigliamo perché anche abbastanza vicino a noi la gente poi quando va alle urne fa sentire la sua voce? O invece continuiamo a credere alla una autoreferenzialità? Questi sono i problemi che emergono. L'incapacità di gestire una situazione che è stata ereditata in un certo modo e non abbiamo voluto, mettendo la testa sotto la sabbia, minimamente contribuire a risolvere. E guardate che secondo me, dal punto di vista della famosa schiera dritta che si pretende di avere, il riferimento nella delibera va inoltre detto che questa amministrazione dal 2009, avendo limitato la partecipazione a SEAF, ha conseguito risparmi per euro 125.000. A me fa piacere che li abbiamo risparmiati, ma guardate, se dovessimo fare una similitudine, sarebbe come due amici che vanno in guerra, si trovano in trincea insieme, uno dei due scappa e lascia l'altro a combattere il nemico da solo e a rimetterci la pelle, e poi quando torna a casa dice, però ho risparmiato nelle munizioni, eh? Perché è questa la metafora, non è un merito, avere abbandonato in una situazione del genere la propria consorella ed essendosene assolutamente disinteressati. L'argomento finale, Presidente, che voglio spendere, è che, questo è il mio parere, dal punto di vista logico non si può chiedere al Consiglio Comunale di deliberare, di dare atto che sarebbe successa una certa cosa. Cioè, una certa cosa o è successa e allora non la devo deliberare perché non appartiene alla mia volontà, o non è successa. Siccome la scelta che voi avete fatto, senza passare dal Consiglio Comunale, è stata quella di rinunciare anche a 1.600 euro per lo 0,054%, e lo avete fatto autonomamente, come giunta, spero che almeno tra di voi ne abbiate parlato, venite qui oggi a cose fatte e pretendete che il Consiglio Comunale deliberi, perché deliberare significa esprimere una volontà di approvazione di una presa d'atto. Cioè, voi vi rendete conto che dal punto di vista logico non può funzionare questo ragionamento. Questa è una delibera illegittima. È una delibera illegittima. Illegittima nel merito, perché voi ci chiedete di ratificare una cosa che avete già deciso e quindi noi non possiamo esprimere alcuna volontà, finisco Presidente, ed è una delibera illegittima nella misura in cui ha un problema di gestione logica del testo, perché, ripeto, non è possibile esprimere una volontà su qualcosa che o esiste o non esiste. Quindi, per quanto mi riguarda, io, Presidente, lo dico già, non so poi cosa farà il mio gruppo, eccetera, eccetera, io a questa votazione non partecipo per il semplice fatto che ritengo illegittima la votazione di questa delibera. Grazie. Grazie consigliere Ferrini, la parola al consigliere Prati. Grazie Presidente. Ma che questa presa d'atto, perché ha ragione il consigliere Ferrini, cioè noi, secondo il mio parere modesto, Ferrini è un legale, quindi più di me può avere voce in capitolo. Questa delibera non si vota, è una presa d'atto, le prese d'atto non si votano. Se si va avanti con la discussione sulla votazione della presa d'atto, io uscirò da quest'Aula, perché non è possibile votare una presa d'atto. Però dicevo, il discorso di come è andata a finire la questione della gestione dell'aeroporto attraverso la società SEAF
era una fine annunciata da tempo, come hanno detto anche altri colleghi. Perché? Perché era impensabile che la gestione dell'aeroporto con la gestione dei passeggeri fosse sostenibile. E questo era già stato visto tanto tempo fa dalla stessa regione. Quindi c'era un piano degli aeroporti e dei trasporti fatto dalla regione che prevedeva per l'aeroporto di Forlì la scuola che c'è attualmente, prevedeva un polo di manutenzione per quanto riguarda i velivoli e c'era il discorso del trasporto merci. Quindi doveva essere un aeroporto per i cargo merci. Di tutto questo piano è rimasta lettera morta, quindi si è trascinato nel tempo, non sto qui a ripetere cose che sono già state dette, con delle gestioni che erano sempre in perdita, in perdite pesanti, e non c'era nessuna prospettiva perché avesse una sua validità economica. Il vice sindaco nella sua presentazione ha fatto riferimento a questo discorso, ma la situazione era così da tempo, cioè oggi ci si improvvisa tutto ad un tratto, no, aziendalisti, che l'azienda deve comunque camminare con le sue gambe, deve essere autosufficiente e quant'altro. Ma questa è una roba che non è nata ieri, è una questione che è da tempo. Poi tutte le vicissitudini di questi ultimi tempi, no, società, non società, e tutta la situazione che si è protratta, che non ha portato da nessuna parte. Questo è il discorso. Anche negli interventi che io ho fatto nelle altre sedute, quando si parlava di questo problema, ho sempre rimarcato questa situazione. L'aeroporto di Forlì poteva avere una sua validità e anche una valenza dal punto di vista economico, perché se veniva inserito in quel piano regionale e aveva alcune specifiche. Questo non è stato, non si è realizzato. Allora anche qui condivido quello che diceva la consigliera, la collega Celletti, cioè che in pratica il nostro territorio, in pratica la Regione l'ha abbandonato, perché quelli che erano i disegni fatti su questa situazione, sulla questione dei trasporti aerei, in pratica al di là del progetto iniziale poi non si è dato corso a niente. Anche il discorso della società di gestione fra Forlì e Rimini, tutte queste cose che sono state così, aria fritta. Ecco, allora questo è un fallimento politico della gestione degli aeroporti in questa area. Discorso che è stato evocato anche dalla fiera. La fiera non ha problemi di carattere economici come aveva l'aeroporto, la fiera di Cesena, perché ha la fortuna di avere una manifestazione che si chiama MAC, che è in crescita e quindi permette di gestire la gestione della fiera. Ecco, certamente che se il concetto che deve passare oggi è quello esclusivamente dell'economicità dell'attività che viene fatta, può essere che nel tempo, no, anche questo venga a mancare. Però se continuiamo a non avere un piano romagnolo almeno di tutto questo settore, un po' alla volta noi veremo così la politica del carciofo, no? Che una foglia alla volta non ci rimane più niente. Questa è la paura. E che quindi l'amministrazione secondo me si deve preoccupare di queste situazioni e quindi di avere una diversa posizione, un diverso approccio a queste tematiche. Oggi si chiede di prendere atto di una situazione che già dal 12 aprile era in queste situazioni, perché il 12 aprile, non avendo sottoscritto il capitale sociale, essendo azzerato, eravamo già fuori dalla società. Non c'era bisogno neanche dell'assemblea del 4-5. Ecco, allora quando qui nella delibera si dice, nell'ultimo capoverso del dispositivo, no? Si dà atto che
avendo zerato la quota di partecipazione, è definitivamente uscita dalla società, dalla compagine sociale di SEAF, ecco, è qui che dico cosa deliberiamo noi, una presa d'atto, cioè una cosa che è già successa e avvenuta il 12 di aprile, è un'informazione, una presa d'atto, punto e basta. Sono come le dimissioni si accettano, non è che si prende atto che uno si è dimesso, punto. Noi prendiamo atto che il Comune di Cesena si è dimesso dalla compagine sociale di SEAF. Quindi il discorso che si debba deliberare su questo, su questa comunicazione in pratica, comunicazione di un fatto che è avvenuto tempo fa, che ne eravamo a conoscenza perché prima di quell'assemblea del 12 se ne era discusso in Consiglio Comunale, e quindi prendiamo atto che SEAF ha portato, no, ha portato, perché gli atti che sono avvenuti dopo, quindi anche l'assemblea del 4 di maggio, per noi non aveva nessuna influenza, tanto che noi eravamo già fuori dal 12 di aprile 2012. Quindi noi eravamo già fuori allora, quindi anche la questione di portare i libri in tribunale, il Comune non ha partecipato all'assemblea perché non era più socio, non aveva più diritto, essendo fuori dalla società. Quindi non c'è bisogno di tante delibere o altri atti. Quando uno non ha più capitale sociale in una società è fuori, punto e basta, punto e capo. Quindi questo secondo il mio modesto parere. Utilizza anche il tempo della dichiarazione di voto? No, la dichiarazione di voto non la faccio perché, come detto, per me non ha senso, quindi allora termino. Grazie. A lei, consigliere Prati. Consigliere Formica, prego. Grazie Presidente. Noi prendiamo atto di questa decisione presa dal Comune di Cesena di uscire definitivamente da questa partecipazione. Io dico, non poteva fare diversamente. Noi, se ricordo bene, ci siamo sempre opposti a tutte le volte che questa amministrazione ha partecipato al rifinanziamento di questa società, soprattutto anche se per importi minimi c'erano, come sempre denunciato, dei punti anche di incostituzionalità. Tant'è vero che nella finanziaria del 2009 c'è scritto che non si può rifinanziare una società dopo aver chiuso i bilanci per 3 anni consecutivi in perdita. Tant'è vero che uno studio fornito al Comune di Forlì dal professor avvocato Antonio Carullo di Bologna conferma quanto è stato detto. Però l'assessore ci diceva che c'era un interessamento prima della Save di Venezia, che c'era un interessamento da un commercialista di Bologna. Questo è stato detto nelle commissioni. Salvo quando queste ditte hanno visitato i libri contabili, sono scappati via. Questa è la realtà. È tutto quello che volevo dire. Grazie. Ringrazio il consigliere Formica. La parola al consigliere Lattuca. Grazie Presidente. Io inizio questo intervento giocando di sponde, lo ringrazio per questo, perché gli argomenti per giocare di sponda dal gruppo repubblicano vengono spesso, dall'intervento del consigliere Ferrini, che usava la prima persona plurale, l'abbiamo perso, 10 milioni e via di seguito, perché purtroppo non sono solo 10 milioni, e parlava di un rapporto interno alla società SEAF di fratellanza, usando la parola consorella, possiamo utilizzare questo sorellanza, sì, oppure, tra le città e i comuni e l'amministrazione di Cesena e di Forlì all'interno di questa società. Io credo che sia il caso, ancora una volta, di ribadire che, almeno da quando si è insediato questo Consiglio Comunale, il ruolo del Comune di Cesena all'interno della società che gestisce l'aeroporto non è mai stato un ruolo di partner, di partnership primaria con il Comune di Forlì e con gli altri soci. Se raccontiamo così, raccontiamo una realtà che non è esistita. E noi abbiamo sempre detto
e poi ricorderò qual è stato l'ultimo passo, perché non è la prima delibera che affrontiamo, se ne abbiamo affrontate tante, e nell'ultima delibera c'era qualcosa che forse ci siamo dimenticati, contenuto dentro. Ci arriviamo. E insomma, non possiamo dimenticarcelo questo fatto. Noi abbiamo sempre detto che eravamo disposti ad osservare quello che si muoveva e a, come dire, reagire in maniera positiva, per esempio continuando a credere a un progetto, se ce ne fossero state le condizioni. Queste condizioni non si sono palesate. E secondo me c'è qualcosa di più sul tema degli aeroporti rispetto alla legittima sollecitazione che viene dai banchi della minoranza, che dice questo territorio è amministrato da personale politico e non solo inadatto a farlo sviluppare o comunque non in grado su questo frangente di portare allo sviluppo del territorio. C'è qualcosa di più sul tema aeroporti in Italia, ne abbiamo visti tante, e forse c'è da fare qualche riflessione in più. Sempre il consigliere Ferrini, lo cito senza alcuna polemica, elencava le verifiche negative che sono riportate tra l'altro in delibera, che si sono fatte in tutti questi tempi e anche quello che hanno comportato dal punto di vista economico per la società. Che cosa significa? Che significato hanno? Che cosa rappresentano questa serie infinita di verifiche negative che si sono fatte? Ancora una volta, solo l'incapacità degli amministratori? O forse c'è un problema più strutturale, che è quello che ci porta a dire spesso anche su sollecitazione dei colleghi repubblicani, che ha senso avere un polo fieristico a livello romagnolo, che ha senso avere forse un ASL unica a livello romagnolo, che ha senso avere tante cose uniche a livello romagnolo sulla sanità, e poi teniamo due aeroporti. Forse c'è un problema, oltre alla capacità o meno degli amministratori di questo territorio di creare le condizioni infrastrutturali per lo sviluppo di questo territorio, c'è un problema che è legato anche un po' ai campanili e a una facile valutazione che è stata fatta in questi anni, che è quella che per consentire, e in alcune regioni lo stanno facendo in controtendenza cercando di aumentare ancora il numero di aeroporti, cioè la convinzione è quella che più aeroporti ci sono, più ogni territorio riesce, come dire, ad aprirsi al mercato estero, a tutta una serie di possibilità dal punto di vista turistico e altro. Questo modello qui, che è solo italiano, perché le abbiamo viste tutti i servizi e le indagini che hanno dimostrato come in Spagna con una politica di aeroporti, di un piano dei trasporti nazionali degli aeroporti, sono le compagnie aeree a pagare gli aeroporti per poter volare lì, e abbiamo visto che in Italia quel surplus di offerta che c'è da parte di tantissimi aeroporti che ci sono crea una situazione contraria, ovvero che sono gli aeroporti a dover pagare le compagnie aeree per far sì che continuino a organizzare voli su quello scalo, che porta all'assurdo dal punto di vista economico. E qui mi sorprendo che per esempio gli esperti di prima commissione di alcuni gruppi che sono sempre attentissimi non abbiano rilevato come c'è qualcosa che non va, c'è del marcio, se più aumentano i passeggeri in un aeroporto più aumentano le perdite, perché non è la regola del mercato. E forse se c'è qualcuno che dal punto di vista politico ci ha insegnato quanto sono importanti le regole del mercato, il mercato fatto bene, non quello della speculazione finanziaria, in questo paese per tanti anni sono proprio quelli che adesso ci dicono che forse non ne dobbiamo tenere conto di questa cosa, che si risponde al problema degli aeroporti con le ragioni del cuore. Continuiamo a crederci. Insomma, io ritengo che ci sia un errore di valutazione o comunque un difetto di valutazione su le prospettive oggettive reali che in questa fase economica un aeroporto come quello di Forlì può avere. Credo che sia facile a tutti capire, e credo che sia difficile anche pretendere il contrario, che per una compagnia aerea è più facile vendere un biglietto in cui c'è scritto Rimini al posto di Forlì, per esempio, per molti aspetti, credo abbastanza noti. Poi c'è da dire, e credo che questo abbia sottolineato giustamente la consigliera Celletti,
che non è solo una serie di scelte, questo è un atto di fede che possono fare le amministrazioni pubbliche e i politici, perché vi vorrei ricordare che l'aeroporto di Bologna, la società dell'aeroporto di Bologna, ha una partecipazione che è, dal punto di vista delle quote, vede in maggioranza, tale da esprimere anche il Presidente, la Camera di Commercio, e vi vorrei ricordare che il Presidente dell'aeroporto di Bologna è espressione dell'ASCOM, non della Giunta Merola o di altre giunte, quindi se c'è qualcuno cieco non sono solo i consigli comunali, ma qualcuno che diciamo si trova spesso a proprio agio a spalleggiare battaglie politiche che non sono proprie di questo partito che rappresento con questo intervento. Insomma, io sono anche dell'idea che, considerate tutte queste cose, che sono non ragioni del cuore, ci si possa anche andare in guerra insieme, però uno non può trascinare l'altro nella trincea senza alcuna speranza. Cioè, bisogna condividerli i passaggi, eh? Perché la solidarietà è un principio che ha senso, ma è un principio che ha senso se prima si condividono gli obiettivi, le premesse e le speranze di poter riuscire ad arrivare in fondo. Se no non è solidarietà, non so come descriverla, credo che non sia una cosa lungimirante. Vengo, Presidente, alla questione della delibera e della sua presunta illegittimità. Il consigliere Ferrini segnalava un problema logico nel prendere atto a cose fatte di una situazione, di un fatto che è già avvenuto. Vorrei provare a convincere il consigliere Ferrini a partecipare a questa votazione e anche tutti gli altri consiglieri, per non fare una questione personale, che hanno dichiarato che non parteciperanno a questa votazione, attraverso due argomenti. Il primo, lo accennavo, me lo ricordava prima anche il consigliere Macchini, è il seguente, che in diverse occasioni, se ricordo bene sia con una delibera sia con un ordine del giorno, se non sbaglio, comunque almeno in un atto ufficiale approvato da questo Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale di Cesena, che viene tanto bistrattato perché non considerato dalla Giunta, aveva deliberato che sarebbe stato quello approvato l'ultima ricapitalizzazione presa in considerazione. Cioè, il preavviso il Consiglio Comunale l'aveva già dato, sempre a maggioranza, non a unanimità, maggioranza devo dire più larga rispetto a quella dei banchi della maggioranza che sostiene la Giunta, che è un fatto significativo questo, aveva detto questa è l'ultima ricapitalizzazione, altre non ce ne possono essere. Quindi già da questo punto di vista voglio dire, non è che l'assessore Battistini, decidendo, perché questo è un fatto importante dal punto di vista formale, di non partecipare a quell'assemblea del 12 aprile, se non ricordo male la data, non ha dato seguito a un impulso che invece era stato dato al Consiglio Comunale. L'indirizzo, che è compito del Consiglio Comunale, era già stato dato. Poi si poteva fare anche un'altra verifica, ma era già stato dato. Ma veniamo al dato più formale, e non è farina del mio sacco. Vorrei darvi una notizia che potrebbe anche convincervi a rimanere in aula per la votazione. Potete presentare un emendamento alla delibera, se la Giunta lo accetta, per chiedere di ricapitalizzare. Siamo ancora in tempo. Se questo Consiglio Comunale e se la volontà di questo Consiglio Comunale è quella di ricapitalizzare, sappiate che siamo ancora in tempo. Noi abbiamo già detto tantissime volte che non è nostra intenzione, però siamo ancora in tempo. E quindi io ritengo che se c'è il coraggio delle proprie convinzioni, ci sia un'alternativa a quella di dire ci avete interpellato quando tutto è fatto, e l'alternativa è stare dentro, proporre l'emendamento che non verrà accolto, con coraggio e dire noi eravamo per la ricapitalizzazione, anche questa volta.
Io sui motivi che portano il nostro gruppo, che hanno portato il nostro gruppo con tantissimi interventi su questo argomento, a non prendere... No, consigliere Prati, per favore non interrompa. Non interrompa. Consigliere Lattuca, prego, continui. Grazie Presidente. No, mi fa piacere che... No, non che interrompa, vero? Sì, sì, no, mi fa piacere perché significa che questa è una cosa che accade, che non è solo il temperamento di qualche giovane che non si taglia la barba a portare a intervenire sugli interventi degli altri, quindi ne sono contento, non c'è problema, e neanche i capelli. No, su, no, per favore, consigliere Lattuca, no, lei continui e il consigliere Prati, per favore, non interrompe. Presidente, questa... Sono al secondo richiamo del consigliere Prati. La consigliera Celletti ha appena detto... No, Presidente, qua non ci siamo. Non ci siamo. La consigliera Celletti ha appena detto non fate parlare la Tuca. Allora, o qui... No, ho le orecchie buone, perché la giovane età porta ancora... Consigliere, no, per favore, consigliere Celletti, non... lei non ha la parola. Io ho richiamato due volte il consigliere Prati perché ho sentito il suo intervento. Io non ho sentito l'intervento del consigliere Celletti, la chiedo per favore, le chiedo per favore consigliere Lattuca di proseguire con il suo intervento. Grazie Presidente, io concludo ribadendo quello che stavo dicendo, che non c'è bisogno di aggiungere quali sono le motivazioni che portano il nostro gruppo a dire che non siamo disposti a prendere nemmeno in considerazione ulteriori ricapitalizzazioni, e chiudo dicendo che mi fa piacere che ci sia questo clima e che sia, come dire, ispirato all'insegna di reciprocità. Quindi, se qualche volta dico qualcosa che il consigliere Prati ritiene che sia parlare a vanvera, come ha appena detto, interrompa pure. Credo di poter permettermi di fare lo stesso, senza, come dire, replicare in maniera troppo piccata. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliere Lattuca, le interruzioni non sono consentite e neanche l'interlocuzione, per cui se dovesse interrompere qualcun altro, sarà fermato e richiamato. Consigliere Guiduzzi, prego. Grazie Presidente. Sono disturbata dal consigliere Baronio. Ma consigliere Baronio, si sieda per favore. Chiedo scusa. Torniamo seri per favore, perché l'argomento è importante. Come questo consiglio ben sa, il Movimento 5 Stelle ha avuto una linea molto ben definita riguardo all'aeroporto di Forlì, e lo abbiamo dimostrato in questo consiglio e anche nel consiglio di Forlì, votando sempre contro la ricapitalizzazione dell'aeroporto. In questo consiglio abbiamo votato sempre a favore delle delibere perché la giunta riteneva di non ricapitalizzare, cosa molto diversa invece a Forlì, dove il comune ha deciso di ricapitalizzare per diversi anni. E vorrei dire una cosa, insomma, fare una piccola precisazione. In realtà le perdite dell'aeroporto di Forlì non ammontavano a solo 6 milioni di euro, ma ci sono stati degli anni in cui hanno superato i 10 milioni di euro. Allora, secondo me, in quest'Aula noi possiamo parlare di politica, di altissima politica, di tutto quello che vogliamo, ma c'è una realtà, secondo me, che va presa in considerazione. Una amministrazione deve decidere se ricapitalizzare una società che è in perdita da anni e anni. E di chi è la responsabilità, di chi non è la responsabilità, perché abbiamo lasciato da soli i nostri soci. Il dato vero su quell'aeroporto è che non c'erano passeggeri. Abbiamo davanti a noi anche l'esempio di Bologna. Bologna, pur essendo un aeroporto internazionale, riesce malapena a stare a galla. Cosa poteva fare l'aeroporto di Forlì? Fino a quando gli enti locali dovevano togliere soldi dalle tasche dei cittadini per metterli nell'aeroporto? 3 aeroporti nell'arco di 120 chilometri non riusciranno mai ad essere a pari. Figuriamoci poi a fare degli utili. Quindi io voterò la delibera, anche se vorrei fare, consentitemi, una piccola nota sul metodo. È stato detto anche da altri consiglieri.
Io ritengo che un passaggio in Consiglio Comunale prima dell'Assemblea sarebbe stato opportuno farlo. Prendere atto adesso di quello che è stato deciso, secondo me, non è una grande dimostrazione di considerazione per le minoranze. Questo lo dico in a difesa un po' della democrazia, ecco. Io non uscirò dall'Aula, rimarrò e voterò favorevolmente la delibera coerentemente con le posizioni prese nei precedenti consigli comunali. Lo ribadisco. A mio avviso un passaggio in consiglio comunale prima dell'Assemblea era opportuno farlo. Grazie. Ringrazio il consigliere Guiduzzi. Consigliere Giorgini, prego. Beh, non era mia intenzione partecipare anche alla discussione, perché credevo forse così un po' ingenuamente che tale problema, essendo stato affrontato in precedenti diversi consigli comunali, soprattutto sul discorso chiave di essere arrivati con questa delibera poi alla fase finale, che era la cui base era quella che questa giunta già dal suo insediamento ha sempre detto: non vogliamo più capitalizzare SEAF, e quindi non siamo disponibili a tirar fuori altri soldi per motivi che dopo ovviamente dirò. Davo per scontato che, essendo questo l'ultimo atto finale, non, e al di là della cifra di 1.400 rotti euro, un gran dibattito, una gran discussione non ci fosse stata. Invece così è stato, va benissimo, perché comunque è un problema che va ben oltre 1.427 euro residui del comune di Cesena, perché è a fronte, voglio dire, di sicuramente anche di piccole cifre rapportate a quello che è successo per il comune di Forlì, per gli altri soci che hanno perso in questi anni di, io non saprei dire se cattiva gestione, perché comunque personalmente ho sempre ritenuto, al di là della mia collocazione politica, ma comunque di politico e di cittadino di questo territorio, che non avesse avuto molto senso, anzi per poco senso, per non dire quasi nulla senso, aver costruito l'aeroporto di Forlì. E si è visto infatti come è andata. Piccolo e bello, delle volte appassiona me, appassiona tutti, ma pensavo, e purtroppo i fatti mi hanno dato ragione, che quella non era una soluzione di un'infrastruttura per il nostro territorio, così come non lo è per gli altri tanti territori sparsi in lungo e in largo per l'Italia, dove ci sono presenze di aeroporti da 15, 20, 30 chilometri di distanza. Allora, qui l'intenzione e la volontà politica della Giunta era ben già nota da tempo. Siamo stati in presenza di evoluzioni negli ultimi tempi che non ci sono state, quindi questo io credo fosse purtroppo l'atto finale necessario. Dico purtroppo perché comunque si sono buttati e sprecati dei soldi. Dico purtroppo perché, al di là delle responsabilità maggiori che ovviamente cadono su chi governa, quindi governi centro-sinistra negli enti locali, governi centro-sinistra nella regione, quindi è una sconfitta soprattutto nostra, ma io credo così anche di non dire troppo quando dico che è una sconfitta comunque di tutta la politica che si vuole sempre costruttiva in favore dei cittadini. Questa quindi non è stata, non dico una buona politica, una cattiva politica, perché comunque le volontà di mettere in piedi un sistema aeroportuale nel territorio potevano avere tempo fa delle motivazioni valide che oggi non ci sono più. Allora qui aeroporto di Forlì o aeroporto di Rimini, sistema Romagna, vedo che subito dopo abbiamo un ordine del giorno che riguarda un problema del termine area vasta romagnolo fra tutti i territori per quanto riguarda il trasporto pubblico. Ogni tanto leggiamo e discutiamo qui in Consiglio Comunale come forze politiche anche del sistema romagnolo di area vasta salute, è in piedi il progetto della logistica, è stato ricordato il problema della fiera di Cesena dove comunque
siamo consapevoli che devono essere fatti dei passi avanti verso la costruzione di un sistema fieristico romagnolo, come richiesto anche dalle opposizioni, ma che non penalizzi sicuramente Cesena per la validità che Cesena, pur nel suo piccolo numero, come avere solo una fiera estremamente importante, ma che determini il bilancio della fiera stessa come Macfrut. Abbiamo un problema a media lunga scadenza anche di un sistema romagnolo che deve far fronte al discorso Ravenna, capitale europea della cultura per il 2019. Abbiamo avuto l'unificazione dei consorzi di bonifiche, quindi ci sono processi in atto che devono andare oltre ai campanilismi, perché poi quando si parla di dire vogliamo fare questo, però dopo se Cesena perde una direzione, un direttore, una sede accentrata o una sede secondaria, poi ci si mette sulle barricate, perché comunque poi perdiamo delle fette di potere, perdiamo dei posti di comando, perdiamo una rappresentanza del territorio. Allora, se si deve andare in direzione di un sistema romagnolo, di tutta una serie di attività economiche, infrastrutturali, sanitarie o quant'altro, quindi questo deve essere l'indirizzo al quale noi come centro-sinistra siamo fortissimamente motivati e impegnati in questa direzione. SEAF di Forlì, sapevamo già da tempo che il suo destino era segnato se non intervenivano fatti straordinari che in questi mesi, in queste settimane, in questi ultimi tempi, anche con l'intervento diretto della Regione, non ci sono stati. Questo era già stato preannunciato dalla Giunta e al di là del testuale legale che può dire dare atto o non dare atto di quello che ha fatto o non ha fatto la Giunta, che poteva essere fatto prima dell'assemblea straordinaria, le volontà credo politiche erano già note da tempo, e quindi questo è l'atto finale di questa purtroppo scelta sbagliata che è stata fatta nel passato. Grazie. Grazie consigliere Giorgini, bravissimo. E non ho altri iscritti a parlare per la discussione. Prima di dare la parola al vice sindaco per la replica, dal momento che in conferenza dei capigruppo erano emerse questioni in merito alla regolarità tecnica del testo della delibera e dal momento che il segretario aveva dato risposte ai capigruppo, chiedo ora al segretario di ripetere e comunque dare risposte in merito alle questioni emerse in aula. Prego, segretario. Sono stati sollevati dubbi di legittimità, no, su questa delibera. Volevo chiarire, come ho fatto ai capigruppo, l'iter, la delibera in sé non presenta elementi di illegittimità, si limita a prendere atto di ciò che è avvenuto, cioè la normativa prevede che il Consiglio debba esprimere gli indirizzi per la partecipazione dell'amministrazione alle assemblee straordinarie delle società di cui è socio. Quindi il Comune di Cesena non ha partecipato, quindi non ha espresso un voto senza gli indirizzi del Consiglio Comunale, indirizzi che peraltro erano già stati espressi con precedenti delibere in seguito a precedenti richieste di ricostituzione di capitale. Quindi non ha partecipato. La non partecipazione ha determinato, diciamo, l'azzeramento della quota società, non partecipazione all'assemblea convocata per ricostituire per ripianare le perdite. Quindi questa delibera non fa altro che prendere atto di un evento che è stato, ma fa di più, perché in premessa non è riportato nel deliberato, ma in premessa è chiarito, decide di non partecipare alla ricostituzione del capitale, perché nella premessa c'è scritto ritenuto opportuno la non partecipazione all'operazione di ricostituzione del capitale sociale e la quindi conseguente uscita del Comune dalla compagine societaria. Quindi rispetto all'offerta che verrà fatta agli ex soci di optare la nuova ricostituzione del capitale, il Comune non aderirà in seguito alla delibera che stiamo assumendo in data odierna. Per questi motivi, quindi, la delibera in sé non ha aspetti di illegittimità. Ringrazio il segretario e do la parola al vice sindaco Battistini per la replica. Grazie Presidente. Dopo
le precisazioni del segretario generale. Aspetta un attimo, sì? Sì, sì. Sì, sì, la moderna tecnologia funziona benissimo. Dopo le precisazioni del segretario generale, vorrei richiamare la delibera numero 193 dell'11 dicembre 2009, in cui già il Consiglio Comunale si espresse nella non effettuare la ricapitalizzazione, quindi riducendo la quota del comune di Cesena. La delibera numero 64 del 4 luglio 2010, in cui il Consiglio Comunale si espresse per non ripianare. La delibera 175 del 5 marzo 2010, in cui il Consiglio Comunale si espresse per ridurre la quota di partecipazione del Comune. La delibera 205 novembre del 2010, con la parziale copertura delle perdite e ricostituzione del capitale al minimo per mantenere la quota, per rimanere nella compagine sociale. La delibera numero 40 del 3 novembre 2011, anch'essa con la decisione di fare l'aumento, mantenere la quota minima di capitale nell'attesa che si verificasse gli elementi preliminari, la privatizzazione, l'accesso alla società, la partecipazione alla società regionale. La delibera numero 50 del dicembre 2011, anch'essa con il ripiano delle perdite e la ricostituzione del capitale sociale al minimo. E infine la delibera 117, sempre novembre 2011, con la decisione di ridurre la quota e di non ripianare le perdite. Quindi non vi è una sorpresa, non vi è una novità rispetto alla coerenza, rispetto alla linea tenuta dall'amministrazione e confermata poi dal voto del Consiglio Comunale. Non vi è nessuna novità. Lo dico per appunto partendo dalla precisazione fatta dal segretario generale per la quale vorrei sottolineare che non vi è stata un'assenza di dibattito e un'assenza di indicazione da parte del Consiglio Comunale che non ha sufficientemente affrontato la questione. Nessuno ha presentato dal 2009 in questa legislatura proposte alternative, non è stata fatta nessuna proposta di delibera che invece andasse in senso contrario, cioè che dicesse di ampliare la quota di partecipazione del Comune di Cesena in SEAF e dicendo anche dove si prendevano poi i soldi necessari. L'ultima occasione è stata quella del Consiglio Comunale del 12 aprile, in cui abbiamo approvato il bilancio preventivo. È forse stato presentato un emendamento al bilancio che conteneva la proposta di inserire in bilancio la ricapitalizzazione della SEAF e la proposta anche di copertura di questo costo? Nessun gruppo lo ha presentato e con 7 delibere dal 2009 che hanno analizzato e affrontato il tema, che nessuno possa dire che non vi è stata l'informazione e non si sapeva nulla sull'aeroporto di Forlì. Nel 12 aprile di quest'anno nessuno ha proposto, per quanto riguarda il bilancio del Comune, alcuna
presenza nel bilancio di un fondo specifico per partecipare, per aumentare, per investire nel futuro dell'aeroporto di Forlì. Neppure coloro che qui oggi sono intervenuti richiamando le politiche, richiamando la necessità di fare sistema della politica, di fare sistema in questo territorio. Se si vuole fare sistema, si fa quando è il momento, quando si devono assumere le decisioni, quando ci sono gli atti e ci sono le scelte da fare. Non si fa uscendo e non partecipando alle votazioni. Questa non è la politica, questa è la fuga dalla politica. Se poi chi impartisce queste lezioni impartisce delle lezioni rispetto alla necessità che la politica invece faccia delle scelte di carattere regionale, di carattere locale di un'area determinata e quindi vede la politica come il sistema che deve decidere il tutto, e io non credo che sia così, io non sono per il tutto della politica, ecco, voglio dire che bisogna anche rifuggire dal niente della politica, cioè dalla incapacità poi di essere coerenti e di presentare le proposte, di scrivere i numeri e di dire come si coprono i costi di queste politiche. A fare i proclami sono capaci tutti, occorre, anziché fare i proclami, scrivere le proposte, presentarle e dire come ai cittadini, non all'amministrazione, dirlo ai cittadini, come questi investimenti devono trovare copertura nel bilancio pubblico. Voglio anche richiamare, visto che c'è, io non ho mai parlato della società di gestione dell'aeroporto di Venezia, lo dico per precisarlo, io ho parlato del bando della gara europea per cercare eventuali soci privati, a cui nessuno si è presentato, nessuno vuol dire zero, non vuol dire qualcuno, vuol dire nessuno si è presentato. Quindi ora che ci siano tutti questi privati, queste società di altre regioni interessate, sicuramente ci fa piacere. Certo è che quando la gara è stata fatta nessuno si è presentato. E io non ho mai parlato di questi, io ho parlato delle opportunità che nelle sedi istituzionali si erano ipotizzate, che erano quella di Rimini e quella di Bologna. Ma in merito a questo il consigliere Lattuca ha espresso esattamente quello che era il mio pensiero e quello che era la mia risposta, quindi non ripeto, perché ha già detto il consigliere Lattuca esattamente ciò che avrei detto io. Voglio anche richiamare un aspetto che tutti coloro che chiedono a gran voce il sistema politico della Romagna, come lo richiamano, come colui che deve occuparsi dell'aeroporto di Forlì, vorrei ricordare invece molto sommessamente che Cesena è l'unico comune che è rimasto fino ad oggi socio, fino al 14 di maggio all'assemblea straordinaria, è rimasto socio dell'aeroporto di Forlì, esprimendo in tal modo la sua solidarietà e la sua vicinanza al comune di Forlì, che era invece molto più impegnato nel capitale della SEAF. Però dobbiamo anche, ritorno sui numeri, quando si dice che invece abbiamo perso un'opportunità, che c'è miopia, che c'è incapacità, che il comune di Cesena non ha dato nessun apporto, occorre anche dire come fare per dare questo apporto. Il ENAC, il lega alla concessione aeroportuale un piano di investimenti da 30 milioni di euro. Quindi chiunque voglia gestire l'aeroporto di Forlì deve investire 30 milioni di euro e chiunque lo voglia fare deve sapere che ha 3 anni
per andare a una gestione in pareggio, e quindi per questi 3 anni si deve accollare le perdite che oggi sono, lo diceva bene il capogruppo Guiduzzi, circa 6 milioni l'anno, in passato erano di circa 10 milioni l'anno, quindi è un investimento consistente. E quando si dice che invece il Comune di Cesena non ha dato nessun apporto, ma invece doveva dare un apporto, deve anche dire questo apporto come doveva essere, quali investimenti dovevano essere a carico del Comune di Cesena e in quale quota doveva il Comune di Cesena, nel caso avesse voluto costui presentare una delibera, doveva scrivere in questa delibera di sottoscrizione del capitale sociale quanto il Comune di Cesena doveva mettere. Gli obiettivi di sviluppo, ripeto, per noi sono altri. Siamo rimasti soci dell'aeroporto di Forlì con una quota minima proprio per senso di partecipazione al territorio, unici che lo hanno fatto. Se vogliamo parlare di sviluppo, parliamo di E55, parliamo di via Emilia Bis, parliamo di area della logistica, parliamo di investire nella new economy e nella sostenibilità. Allora sì che parliamo di sviluppo, che parliamo di opportunità per il territorio, di politiche lungimiranti. Questo credo si debba fare. E non parliamo di guerre invece. Se vogliamo parlare di guerre, io penso che vorrei citare Sun Tzu, un cinese che è vissuto 2800 anni fa e che sosteneva nel suo libro L'arte della guerra che il condottiero migliore è colui che non fa le guerre, è colui che vince senza combattere. E io vorrei sommessamente anche in questo caso dire che noi non dobbiamo fare delle guerre, che dobbiamo pensare sì allo sviluppo, dobbiamo pensare allo sviluppo del territorio. L'aeroporto di Forlì, lo ripeto, purtroppo non è stata una vittoria, ma ha davanti a sé lo stesso problema che hanno Ancona, Aosta, Brescia, Bolzano, Comiso, Crotone, Cuneo, Foggia, Lampedusa, Pantelleria, Parma, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rimini, Salerno e Taranto. È un momento in cui il pubblico, il sistema pubblico non può, questo è il pensiero di questa amministrazione, farsi carico di investimenti di questo tipo. Richiedono, se i numeri ci sono, per mantenere questa rete aeroportuale, richiedono investimenti privati e che quindi i privati si facciano avanti. Le invito a concludere, concludo, se ci sarà la gara avremo molto piacere che venga un privato che investe nell'aeroporto di Forlì. Per parte nostra faremo tutto quanto è nelle nostre competenze, nelle nostre possibilità per agevolare questo. Voglio infine richiamare il fatto che ci sia stata totale coerenza rispetto alle scelte dal 2009 ad oggi di non ripianare, di non ricapitalizzare, di non effettuare investimenti che non fossero, perché questo credo sia il filo di coerenza di questa amministrazione, che non fossero semplicemente quelli necessari a rimanere soci della società, per quello spirito di solidarietà del territorio. Oltre questo abbiamo detto sin dall'inizio che non saremmo andati e così abbiamo fatto, e questa delibera legittima, corretta, chiude questo cerchio e dà coerenza a questo percorso avviato nel 2009. Grazie. Grazie Vice Sindaco, la replica consistente, il tema è importante. Allora, a questo punto apro le dichiarazioni di voto per questa proposta di delibera. Consigliere Macori, bene. Se ci sono altre richieste io ne prendo nota. Consigliere Macori, prego. Grazie Presidente. Spero che lei sia altrettanto larga col nostro tempo, così come è stato per l'intervento no limite del Vice Sindaco, perché in effetti il Vice Sindaco giustamente ha spaziato su tutta una serie di argomenti che qualche sollecitazione l'ha sollevata. Adesso
alcune positive, ce n'è una che non mi piace molto, sulle lezioncine su come si deve fare politica, non credo che siano proprio, vabbè, me la sarei risparmiata. Ha ragione, sono state tutta una serie di delibere, c'è un filo di coerenza da quando abbiamo cominciato a parlare dell'aeroporto, che è lo stesso filo di coerenza nel quale ci riconosciamo anche noi. Noi abbiamo sempre votato a favore delle delibere per l'uscita dall'aeroporto, perché abbiamo sempre detto che era ora di finire con interventi pubblici, denaro dei contribuenti, su iniziative che non avevano alcuna capacità e nessuna possibilità di efficacia. Una piccolissima chiosa, giusto per dare una risposta, perché io ho una debolezza per l'amico consigliere Giorgini. Non è che chi ha costruito l'aeroporto Forlì, chissà chi l'ha costruito, l'aeroporto Forlì c'era prima della prima guerra mondiale, perché a Predappio c'era l'industria Caproni e quindi vicino all'industria Caproni c'era l'aeroporto, eccetera eccetera. Noi abbiamo detto di tutto e di più sull'aeroporto. Abbiamo, la nostra posizione è chiara, quindi non la farò lunga come ha fatto il vice sindaco su questo. Noi, tanto per essere ancora più precisi, siamo perfettamente d'accordo sul fatto che se entrano dei privati, e ripetiamo il senso di dichiarazioni già fatte, se entrano dei privati, chapeau, dei privati che prendono. Noi abbiamo sempre detto che bisognava smettere di investire i soldi dei contribuenti in questo aeroporto, e la nostra linea rimane e continua a rimanere questa. Poi un minimo di, come dire, di ricerca delle responsabilità si possono fare, però vedi, c'è una cosa che mi è sempre suonata un pochettino strana. I forlinesi in maniera particolare hanno preso cappello, specialmente in questi ultimi anni, sul discorso dell'aeroporto di Forlì, però i forlinesi si dimenticano che all'incirca, verso la fine degli anni Ottanta, furono proprio loro a impedire che l'aeroporto di Forlì avesse uno sviluppo che avrebbe sicuramente cambiato le carte in tavola. Mi spiego, verso la fine degli anni Ottanta c'era l'Alitalia che aveva indicato e aveva cominciato a fare utilizzare l'aeroporto di Forlì per scuola guida per i piloti dei Boeing. Furono i forlinesi a dire basta, non lo vogliamo, perché nel frattempo le costruzioni residenziali si erano avvicinate all'aeroporto e i quartieri, gli abitanti dei quartieri cominciavano a dire basta, non vogliamo, il rumore, un capo per un altro, la pericolosità. E di questo ci dimentichiamo, quando andiamo alla ricerca delle responsabilità ci dimentichiamo anche di questo. Non voglio mica dire, loro hanno soltanto acceso la miccia, poi è ovvio, anch'io sono d'accordo che la regione con noi, con l'aeroporto di Forlì, si è comportata male, specialmente durante, sulla vicenda Ryanair, eccetera, eccetera, eccetera. Così come si sono comportati male la provincia di Ravenna e la provincia di Rimini, in merito alle assicurazioni che avevano dato all'aeroporto di Forlì per quello che riguardava il traffico e via discorrendo. Però questo è quanto, insomma. Oggi, secondo noi, non c'è più nessuna possibilità, non esiste una possibilità, ma non fa neanche parte di un discorso di dire integriamo il territorio con due aeroporti a distanza di neanche 100 km l'uno dall'altro. Non c'è questa necessità, per cui la nostra posizione sarà e rimarrà quella che è stata fino adesso per tutte le delibere che l'hanno preceduta. Grazie signora Presidente. Grazie. Anch'io però condivido, secondo me è inusuale, sarà sicuramente è legittimo se la segretaria dice che la delibera è presa e ha tutti i crismi della legittimità, per l'amor di Dio non ci penso neanche di metterla in discussione, però è inusuale questa procedura, questo metodo. Io spero che non venga più replicato, perché in effetti ci siamo sentiti un pochettino tagliati fuori dal discorso, ci sarebbe piaciuto, ecco, che questa delibera qui fosse stata messa le volte precedenti, prima dell'assemblea, così come è sempre stata fatta e come mi auguro che d'ora in avanti venga fatta. Tutto lì. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere Macori. Consigliere Prati. Se prima sono intervenuto mentre lui faceva il suo intervento, quindi le chiedo scusa, ma di quello che è successo.
cioè la mia posizione credo sia chiara, cioè io l'ho sempre detto, l'aeroporto di Forlì se non dava in porto il piano della regione non aveva futuro, perché solo con il con la parte passeggeri certamente non aveva un bacino, non aveva e via dicendo. Allora c'era tutto quello che ho detto anche prima che non sto a ripetere. E per venire alla questione della delibera, cioè il comune di Cesena è uscito da SERF il 12.4.212, quando non ha ricapitalizzato, e c'è una delibera di consiglio prima di quell'assemblea di SERF in cui si decise, no, di non ricapitalizzare. Quindi è questo che io dico, che oggi, cioè se ci fosse stata una delibera di giunta che noi dobbiamo ratificare entro i 30 giorni, vabbè, ma qui non c'è una delibera di giunta, qui c'è stata la volontà del Consiglio di Comunale a maggioranza, no? Già espressa, come ha detto l'assessore vice sindaco, a ripetizione ci sono stati manifestati e deliberati la volontà di uscire. Quindi questo che io non capisco, che noi oggi andiamo a deliberare una presa d'atto, cioè una cosa che è già avvenuta, che non dobbiamo sanare niente perché ha deliberato l'organo deputato che era il Consiglio Comunale, quindi cosa dobbiamo ratificare? Questo che io dico, che non ha senso, poi io non sono un laureato in legge, non sono un giurista, quindi mi ritiro in buon senso, in buon ordine, però non partecipo alla votazione perché sono convinto di questo, che una presa d'atto non si vota. Ringrazio il consigliere Prati, se altri intendono partecipare, sì, aveva detto il consigliere Di Placido, invito gli altri a fare cenno nel frattempo, grazie. Presidente, partiamo dalla questione di metodo. Noi siamo soliti rispettare le competenze e le conoscenze, per cui non ci permetteremo di dubitare del parere del segretario generale, che peraltro aveva già espresso bene o male in questi termini anche in conferenza Capigruppo. C'è però una valutazione politica che anche noi vogliamo fare, e che una presa d'atto a giochi già fatti, quando già si ritiene la presa d'atto abbastanza pleonastica, addirittura vedersela presentare quando i giochi sono stati già fatti, sinceramente lascia un po' perplessi, così come noi fungiamo da, e ci fa piacere, da piacevole stimolo al collega Latuca, lui fa lo stesso nei suoi confronti, e sinceramente sarebbe difficile pensare di poter proporre un emendamento oggi che prevedesse la ricapitalizzazione quando anche grazie al comportamento del Comune di Cesena si è già arrivati alla liquidazione. Francamente sarebbe più che strano, ridicolo, e siccome noi non ci vogliamo... Non ho capito. Ma gli altri soci lo fanno forse perché hanno avuto un iter un po' più come dire, trasparente in queste ultime settimane, e hanno saputo prima che cosa i loro rappresentanti sarebbero andati a fare, a dire, ammesso che abbiano partecipato alle riunioni della società. Detto questo, che non ci sia mai stata una vera partnership con Forlì, come diceva il collega Latuca, questo è fuori di dubbio, perché altrimenti non avremmo letto dichiarazioni del presidente della provincia Bulbi e del sindaco Balsani sul comportamento degli enti locali fuori dal comune di Forlì, compreso il comune di Cesena. Quindi l'assenza di partnership tra Cesena e Forlì è evidente, e il collega Latuca ce l'ha solamente confermata, ma noi l'avevamo già benissimo compresa. Così come quando si dice che il comune di Cesena è stato nella posizione di osservare e reagire in maniera positiva qualora ci fossero stati degli sviluppi, allora io mi aspetto una maggiore intraprendenza da parte del comune di Cesena quando ci saranno altre partite. Faccio solo un esempio, quella sulla unificazione delle ASL romagnole, perché in politica è un po' difficile stare sempre solo ad osservare e a reagire in maniera positiva su quello che fanno gli altri. Alle volte bisognerebbe prendere anche un'iniziativa politica abbastanza forte. Quando il collega Ferrini parlava di politica dello struzzo, di testa sotto la sabbia, noi possiamo dire quello che vogliamo, possiamo avere, anzi le abbiamo sicuramente, delle visioni differenti, ma che il Comune di Cesena abbia messo sulla vicenda dell'aeroporto di Forlì da anni la testa sotto la sabbia, questo è risaputo, al punto che
a coda di topo è finita la storia del Comune di Cesena nell'aeroporto di Forlì, con la mancata partecipazione dell'esponente del Comune di Cesena all'ultimo incontro della società SEAF. Una fine anche direi abbastanza ingloriosa, perché sancire una chiusura con un'assenza francamente non ci sembra proprio il massimo anche politicamente. Ma se vogliamo trascendere un attimo da quella che è la vicenda relativa anche agli equilibri finanziari ed economici dell'aeroporto di Forlì, sul quale siamo tutti d'accordo, però anche qui bisognerebbe che la maggioranza evitasse le politiche dello struffo in questo momento, in questa occasione, per quello che riguarda il trattamento che noi abbiamo subito proveniente dalla regione, nello specifico da Bologna. Un esponente o ex esponente dei partiti che governano anche Cesena, non so se attuale esponente o ex, vi leggo soltanto, sono tre righe: mi ricordo la volta in cui in ascensore a Bologna l'allora sindaco Cofferati mi disse: ma cosa venite a fare qui? Tanto il Ridolfi lo vogliamo chiudere. Quando il sindaco di Bologna Merola dice che lui è interessato ad un sistema, a una holding degli aeroporti regionali, che ha senso di esserci, ma che i suoi interlocutori sono Parma e Rimini, allora dopo ci spieghiamo anche perché il Presidente della Camera di Commercio di Bologna tiene certe posizioni. Così come ci spieghiamo anche perché ai tempi Ryanair se ne andò da Forlì per andare a Bologna, nessuno del nostro territorio disse quasi niente, e lì cominciò veramente la fase di precipizio dell'aeroporto Ridolfi di Forlì. E nessuno si ricordò che l'aeroporto di Ridolfi di Forlì però servì molto quando il Marconi di Bologna era inagibile perché stava rifacendo le piste. Allora, se abbiamo differenza di vedute sulle prospettive dell'aeroporto Ridolfi presenti ma soprattutto future, perlomeno sarebbe stato bello che da questo territorio si fosse levata una voce abbastanza comune che avesse detto a Bologna: ci avete reso becchi e bastonati, ma perlomeno vi diciamo e vi facciamo capire che ce ne siamo accorti. Questo silenzio invece che proviene dai nostri territori, oltre che renderci comunque becchi e bastonati, ci rende anche l'immagine di fessi, perché passiamo per quelli che non si sono accorti di essere stati resi becchi e bastonati. E questa è la vicenda di questo aeroporto. Perché se il sindaco di Bologna dice che una holding dei cieli è ancora possibile, concludo Presidente, ma non ritiene Forlì l'interlocutore, vuol dire che se Rimini è un interlocutore e Forlì non lo è, probabilmente il territorio di Rimini è riuscito ad essere più credibile ed è riuscito a fare più squadra rispetto al territorio di Forlì, per cui Rimini sarà un interlocutore della holding dei cieli, e guardate che noi probabilmente ci sbaglieremo, ma un aeroporto in Romagna rimarrà. Almeno un aeroporto in Romagna rimarrà, poi con vocazione cargo, con vocazione scuola, con vocazione passeggero, lo vedremo, ma rimarrà, ma non sarà quello di Forlì. Dopodiché noi ci saremmo lavati la bocca sul fatto che abbiamo risparmiato 120.000 euro, poi vedremo se i 120.000 euro che abbiamo risparmiato saranno pari alle ricadute economiche che il nostro territorio non avrà avendo perso l'aeroporto di Forlì. E questa sarà ovviamente una responsabilità che qualcuno si dovrà assumere. Detto questo, siccome noi manteniamo dubbi e siamo perlomeno abbastanza offesi del fatto che ci venga proposto di prendere atto di una decisione che era già stata decisa e che non si è voluta portare in Consiglio Comunale nei modi e nei tempi giusti, il Gruppo Repubblicano al momento della votazione, anzi da questo momento, uscirà dall'Aula. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Di Placido. Consigliere Celletti, una battuta. Sì, sì. Per favore, io ho dato la parola al consigliere Celletti. Non c'è problema. Noi per prima abbiamo pensato, non l'avevo dichiarato prima, di non partecipare alla votazione. Non so se si sente, non so se si registra. Sì. Via. Allora, noi per prima avevamo pensato di non partecipare alla votazione di questa delibera, e ci conforta il fatto che altri colleghi lo facciano. Una battuta solo su quello che sul lunghissimo intervento dell'assessore, del vice sindaco, che ci è sembrato proprio veramente arrampicarsi sugli specchi per poter trovare una via di uscita politica su questa vicenda.
Grazie consigliere Celletti. Ci sono altre richieste di intervento per dichiarazione di voto? Consigliere Lattuca, prego. Grazie Presidente. Io torno sul tema della delibera perché è sulla forma e anche il contenuto di questa delibera, perché credo che sia importante che tra consiglieri, anche a tutela insomma di quello che è il ruolo del Consiglio Comunale, ci diciamo le cose come stanno. Sono due ordini di questioni che sono state sollevate. La prima è politica e dice: è offensivo, tra virgolette, parole mie insomma, venire in Consiglio Comunale quando si è già presa la decisione. Mi sembrava di aver già detto che, almeno per il nostro gruppo era chiaro, ma credo che le discussioni verbali possano fare fede da questo punto di vista, che in realtà non è mancato assolutamente un confronto politico su questo tema all'interno del Consiglio Comunale, ma anzi il confronto c'è stato in talmente tante occasioni da essere ormai un confronto un po' ripetitivo. Quindi io mi sento di dire che questo tipo di valutazione, di osservazione non sia particolarmente fondata. L'altro tema è quello della forma e insomma diversi consiglieri hanno detto questa la riteniamo una delibera illegittima. Allora anche qui di certezze non ce ne sono mai fino in fondo, però esistono anche degli strumenti per essere conseguenti alle proprie convinzioni. Se una delibera si ritiene che sia illegittima e si ritiene di conseguenza che si può configurare una lesione di quella che è una prerogativa del Consiglio Comunale, ovvero quello di discutere prima dell'assemblea straordinaria e di dare l'indirizzo, la delibera si può impugnare. Cioè, questo è lo strumento per avere quando si ha a che fare con le delibere legittime. Cioè, quindi io ritengo che ci debba essere questo rapporto di consequenzialità tra le proprie convinzioni e i propri fatti, se si vuole fare politica, insomma, come diceva il consigliere Ferrini, come diciamo tante volte noi, con la schiena dritta, altrimenti le questioni non esistono. E poi era assolutamente il caso di sottolineare, come ha fatto l'assessore e il vice sindaco Battistini, cioè che per proporre delle visioni alternative poi ci sono stati dei momenti in cui si poteva dire stiamoci con tutti e due i piedi dentro SEAF. Non mi sembra che nessuno abbia avuto il coraggio di dire in questo momento, con quello che riusciva, con i risultati che dava quella società, nessuno è riuscito a chiedere di credere e di investire ancora soldi dentro quella società. Non le ho sentite io queste parole nelle tante discussioni che abbiamo fatto in Consiglio Comunale. Anche qui non credo, e lo ripeto a costo di essere ripetitivo, ma ne abbiamo discusso tante volte, non credo che si possa fare il paragone sull'attendismo del Comune di Cesena, SEAF, questione SEAF e altre questioni dove ci confrontiamo con gli altri, con le altre realtà della Romagna, con le altre realtà della provincia alla pari. Cioè, un discorso sono i trasporti, dove sono diverse aziende che si confrontano, se non alla pari, comunque in posizione equiparabili. Un discorso è la sanità con le ASL, un discorso può essere quello delle fiere, anche se con delle differenze. Sull'aeroporto non c'è mai stato un rapporto di coinvolgimento del Comune di Cesena tale da far ricadere sul Comune di Cesena delle responsabilità che invece vengono addebitate da qualcuno. Questa è una realtà che parte da un dato numerico, non è una convinzione politica. Io ritengo infine che se era evidente a tutti, perché anche questo si impara in Consiglio Comunale, che a Bologna, addirittura ai tempi di Cofferati, si era deciso che Ridolfi non doveva sopravvivere, allora forse chi è rimasto sorpreso e chi si è sentito con le parole che non ripeto che sono state utilizzate è stato proprio chi ha continuato a dire crediamoci. Cioè, se è vera la tesi del complotto o comunque della decisione già presa a Bologna che a Forlì non devono volare gli aeroplani, mi chiedo, preso atto di questa cosa qui, perché abbiamo continuato e c'è qualcuno che ci vorrebbe far continuare a credere nell'aeroporto? Prendiamone atto, come dice la delibera, no? Oppure, come dire,
portiamo avanti un discorso di emancipazione della Romagna dalla madre matrigna Emilia bolognese. Cioè, bisogna essere conseguenti alle proprie convinzioni. Cioè, se è vero che Bologna ha deliberato... Per favore, non interrompiamo. Chiedo per favore. Io invito i colleghi a non interrompere e invito il consigliere Lattuca a concludere sì. L'intervento. Se è vero che è una volontà di Bologna quella di reprimere le possibilità del nostro territorio, in particolare dell'aeroporto di Forlì, si può essere conseguenti e agire di conseguenza prendendo delle posizioni politiche ben definite. Io ritengo, su questo punto, e quindi è una risposta alla domanda se è vero o no, che non sia difficile da cogliere per noi tutti, e credo che l'abbiano colto tutti i cittadini, che non è solo una questione di quanto il territorio si è fatto sentire. Per esempio, se viene ritenuto Rimini un interlocutore da Bologna che è ancora può stare nel mercato dei voli aerei. Io credo che ci siano delle condizioni oggettive, che non credo siano difficili da percepire, delle potenzialità di Rimini rispetto a quelle di Forlì. Poi non escludo che in astratto anche Forlì le potesse avere. Diciamo che la storia ha dimostrato che queste potenzialità non sono andate a buon fine. Poi vedremo se Parma continuerà ad essere il terzo interlocutore. Invito a concludere. Sì, sì. Credo che, insomma, se anche a Parma si ripeteranno situazioni come quelle di Forlì con perdite che si perpetuano negli anni, non sarà più neanche un interlocutore Parma. Grazie Presidente. Naturalmente il nostro voto sarà favorevole alla delibera. Grazie Consigliere Lattuca. Non ho richieste di intervento per dichiarazione di voto, pertanto dichiaro chiusa la dichiarazione di voto di questa proposta di delibera. Invito i colleghi che intendono partecipare al voto ad entrare in aula, invito gli scrutatori a collaborare con la segreteria e metto ai voti la proposta di delibera al punto 6 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto SEAF S.P.A. Aeroporto Ridolfi, assemblea straordinaria del 12 aprile 2012, determinazioni. Chi vota a favore di questa proposta di delibera alza la mano. Votano a favore il gruppo PD, Italia dei Valori, Sinistra per Cesena, Cesena 5 Stelle, PDL. Chi vota contro? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. La proposta di delibera è approvata all'unanimità. Per questa proposta di delibera è richiesta immediata esecutività. Chi vota a favore dell'immediata esecutività? Votano a favore il gruppo PD, Italia dei Valori, Sinistra per Cesena, Cesena 5 Stelle, PDL. Chi vota contro? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. L'immediata esecutività è approvata all'unanimità. Bene, procediamo con il punto 7 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto costituzione di un tavolo di lavoro permanente di area vasta romagnola tra le province di Forlì Cesena, Ravenna e Rimini e i comuni di Cesena, Faenza, Forlì, Ravenna e Rimini sulle politiche del trasporto pubblico. Questa proposta di delibera è stata presentata e discussa in seconda commissione consiliare il 23 aprile scorso, viene proposta in aula con richiesta di discussione. Chiedo all'assessore Miserocchi se intende presentarla. Le ricordo i tempi di presentazione, che sono 5 minuti. Prego. Grazie Presidente, cercherò di stare nei tempi che lei mi ricordava. Intervengo unicamente per dare rilievo a questa delibera, che è una delibera che noi riteniamo estremamente importante, e per dare atto della soddisfazione del lavoro che è stato svolto in questo periodo. È stato un percorso molto lungo che ha portato all'aggregazione delle aziende, fino a giungere alla fusione di Start Romagna al 1 gennaio del 2012, e questo lungo processo è stato costituito da diversi step successivi. Questa delibera sostanzialmente
mette in evidenza due obiettivi, che sono due obiettivi politici estremamente importanti, come dicevo. Quella della costituzione di un tavolo di lavoro dell'area vasta Romagna dei trasporti, per definire forme di controllo e di indirizzo e per guardare al sistema di mobilità su scala integrata. Il tavolo crea le condizioni per un più efficace intervento degli enti locali in un quadro di coerente valutazione delle problematiche complessive della mobilità di area vasta. In specifico, il tavolo dovrà identificare le linee di indirizzo riguardo all'ottimizzazione delle risorse, la realizzazione di economie di scala, l'aumento dei livelli di efficacia e di efficienza degli interventi pubblici ed è obiettivo condiviso dagli enti locali mettere al centro il cittadino utente per realizzare il miglior servizio possibile al minore costo possibile. Tenuto conto che i contratti di servizio in essere per quanto riguarda il trasporto pubblico locale su gomma hanno scadenze coincidenti e vicine nel tempo, scadono il 31 dicembre del 2012, è opportuno approfondire le questioni correlate alla situazione delle nuove gare e quindi predisporre gli strumenti conoscitivi per esprimere gli indirizzi per i prossimi affidamenti del servizio di trasporto pubblico locale, e ci riferiamo a non solo alla gomma in questo caso, ma siccome abbiamo parlato di rete integrata, anche al trasporto su ferro. Quindi sia in relazione fra di loro, quindi fra di loro enti, fra gli stessi enti locali dell'area vasta Romagna, che nei rapporti con la regione. Il secondo obiettivo che viene messo in evidenza con questa delibera è la presa d'atto che le tre agenzie locali per la mobilità, quindi ATR per Forlì-Cesena, Ambra per Ravenna e AM per Rimini, si convenzioneranno fra di loro per regolamentare la cooperazione e condurre le attività che gli enti locali indicheranno loro. Questo coordinamento rappresenta un obiettivo ambizioso, perché non è solo il primo che si realizza in regione, ma è anche l'unico esempio di una forte volontà politica di approfondimento e verifica a partire dallo stato attuale per giungere all'omogeneizzazione dei servizi pur mantenendo le specificità del territorio, sempre guardando a quella che è l'area vasta Romagna e guardando sia al trasporto su gomma che al trasporto su ferro. Quindi io credo che nel momento in cui noi affrontiamo politiche sovraterritoriali e guardiamo a quelle che sono le aree vaste e in particolare l'area vasta Romagna, questo sia un buon esempio del buon operare della collaborazione fra enti proprio per giungere ad un livello di qualità e di quantità dei servizi sempre migliore nel tempo. Quindi questo è l'obiettivo di questo tavolo che in qualche modo viene formalizzato e sottoposto alla discussione del Consiglio Comunale. Grazie. Per questa delibera qui è stata chiesta la discussione, 10, 15 e 20. Quindi invito i consiglieri a prenotarsi. Chi chiede di intervenire?